proprio che la roba della palestra, che cavolo. Svegliati, Avvocatura. E buonasera colleghi, anche all'ascolto via radio. In questo momento sono Andrea Pontecorvo in diretta da Venezia. In questo momento stiamo ancora attendendo i colleghi che parteciperanno ai lavori di questo convegno dal titolo nullità dei contratti di investimento, obblighi restitutori e rimedi risarcitori nella giurisprudenza. Abbiamo due dirette in questo momento, una tramite Bookmark Web TV, la prima TV H24 dell'Avvocatura, e anche la diretta ovviamente su Uslow Web Radio. Quindi tentiamo quest'oggi con i favolosi team dei colleghi della radio e della TV, ci cimentiamo in questa nuova diffusione sui vari canali, tanto radio quanto TV. Ricordo che sulla TV siamo in bassa risoluzione, ma contiamo già questa sera di caricare il filmato full HD ripreso professionalmente dal TV Team sui vari social quali YouTube, Facebook e Twitter. Per quanto riguarda i colleghi sintonizzatisi adesso via radio, via Uslow Web Radio, diamo contezza di chi tratterà il tema del convegno, che lo ricordo è essere nullità dei contratti di investimento, obblighi restitutori e rimedi risarcitori nella giurisprudenza. Ci troviamo in questo momento al Centro Pastorale Cardinale Urbani di via Visinoni 4 in Venezia e tratteremo dell'argomento con Andrea Cimino, Foro di Venezia, Presidente AIGA, Sezione di Venezia, Alessandro Filippi, Foro di Venezia, Responsabile Formazione AIGA, Sezione di Venezia, Valerio San Giovanni, del Foro di Cremona e di Francoforte sul Meno, membro dell'Arbitrato Bancario e Finanziario, e Marco Davilla del Foro di Venezia, partner dello studio legale Esini e Davilla. I relatori sono già al tavolo delle relazioni, quindi ci attendiamo veramente da qui a pochi secondi alla partenza del convegno. Io chiedo scusa per qualche piccola imprecisione. Ecco, mi taccio e do la parola ai colleghi. Convegno. Buon ascolto colleghi su Bookmark Web TV e su Uslow Web Radio. Trasmesso su Web Radio Uslow. È la prima volta che AIGA Venezia decide di sfruttare questo strumento, che ha visto una grandissima adesione. Volevo ringraziare i colleghi San Giovanni e Davilla che ci vengono a parlare di questo tema interessantissimo che moltissimi di noi hanno deciso di affrontare approfondendo e dando qualità alla tematica, e ringrazio il collega Alessandro Filippi, che quale responsabile della formazione di AIGA Venezia si è dedicato alla creazione di questo convegno e a tutto ciò che ne deriva, e quindi grazie anche per la qualità dell'offerta che verrà qui servita. Vi ringrazio e buon convegno a tutti. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto ringraziare tutti voi della partecipazione a questo evento. Ringrazio i due relatori per essere qui partecipi, Valerio San Giovanni, forse non ha bisogno di presentazioni, avvocato del Foro di Cremona, ma sempre diciamo attivo nel milanese, e comunque relatore in diversi consigli. Tutti noi abbiamo letto qualcosa dei suoi scritti, nei commenti a sentenze, e comunque esperto in materia di diritto bancario e finanziario. Qui alla mia sinistra c'è che si occupa da anni di intermediazione finanziaria, enti di promotori, e materia di cui oggi parleremo è una materia che tratta quotidianamente. Ringrazio anche, dietro di voi c'è l'avvocato Andrea Pontecorvo, che rappresenta la Camera Civile, il Presidente della Camera Civile di Roma,
che ci dà la possibilità di essere via radio e anche via web con Use Law e Web Radio. Se andate nei social, anche in quello dell'AIGA, trovate i link, oppure andate al sito www.webradio.uslaw.it, il convegno verrà trasmesso, e poi se entrate nei social comunque lo vedrete trasmesso anche in YouTube e in tutti i vari canali. Venendo al convegno, avevamo deciso di parlare di questo argomento ancora qualche mese fa, ancora prima dell'estate, poi per diversi motivi abbiamo deciso di farlo ora. Parliamo della novità dei contratti di investimento e degli obblighi istitutori, anche tutta la questione relativa agli obblighi degli intermediari finanziari, alla luce anche di quell'ordinanza che ha rimesso le sezioni unite, la questione relativa all'interpretazione dell'articolo 23 del TUF sulla forma scritta del contratto di investimento. Soprattutto su questo argomento ci parlerà l'avvocato Davilla, introdurrà con una dissertazione sulla nullità per il difetto di forma del contratto di intermediazione finanziaria, la nullità dell'offerta fuori sede e le conseguenze istitutorie della nullità. Poi l'avvocato San Giovanni, dopo una pausa, faremo una pausa di 10 minuti. Ci parlerà del comportamento degli intermediari, del risarcimento del danno e della quantificazione che viene recuperata. Direi che, visto che è già passato un po' di tempo, possiamo iniziare il convegno e do la parola all'avvocato Davilla, che ci introdurrà la nullità, le varie problematiche relative alla nullità del contratto quadro degli strumenti finanziari e altri strumenti finanziari. Grazie. Grazie Alessandro, buon pomeriggio a tutti, grazie all'AIGA per l'invito a partecipare a questo convegno che ormai è una tradizione per quanto ci riguarda, una collaborazione che dura da qualche anno. Allora, inizio con un aforisma. Un filosofo del Novecento, Karl Popper, diceva che in tutta la sua lunga vita non si era mai annoiato tranne che ai convegni. Questo effettivamente, io lo riconosco, è una verità assoluta. Non è mia intenzione provare a, in qualche modo, oggi contrastarla. Cercherò però di rendere questa verità forse un po' più digeribile. Anche se l'argomento non è un argomento che mi dà un grande aiuto. Perché nullità del contratto di investimento, già solo questo contenuto può indurre a grandissimi ragionamenti giuridici e quindi a conseguente noia. In effetti potrebbe e potrà essere anche così, ma non è del tutto vero, perché comunque, al di là che è una materia che io tratto da sempre e che ovviamente è una materia che mi piace, perché altrimenti non lo continuerei a fare, è una materia, come magari vedremo nella prossima mezz'ora, che offre anche interessanti spunti, anche divertenti in un certo senso. Perché? Perché alla base di molte teorie, di molte interpretazioni, c'è la innegabile fantasia di noi italiani. Per noi italiani intendo noi avvocati, i giudici e anche i legislatori. Fantasia perché? Perché alcune norme che oggi andremo a verificare sono norme di derivazione comunitaria, cioè hanno un ceppo comune che sono le direttive comunitarie in materia di servizi di investimento. Quindi anche negli altri paesi europei l'assetto normativo è molto simile, ma dibattiti come quello che si è scatenato per anni attraverso, cioè sulla definizione di che cos'è il collocamento, non ci sono stati in altri paesi. Dibattiti come quello se un contratto per la prestazione di servizi di investimento è buono o non è buono, se è firmato solo dalla banca o dal cliente, non ci sono stati in altri paesi. Cioè, quindi noi con la nostra fantasia riusciamo a dare una qualche ventata di novità anche a norme che potrebbero sembrare apparentemente di facile applicazione. Però al di là di questo discorso un po' introduttivo,
Le norme sono in realtà molto serie. Sono molto serie perché? Perché quelle di cui adesso vi parlerò, in modo particolare l'articolo 23 del TUF, cioè del testo unico della finanza, e l'articolo 30, sesto comma, sempre del testo unico della finanza, sono norme cosiddette di protezione, cioè sono state introdotte per fornire una difesa al cosiddetto contraente più debole, che ovviamente nel rapporto intermediario bancario, finanziario, cliente è cliente, risparmiatore, investitore. Quindi, al di là di qualche battuta, comunque sono norme importanti. L'articolo 23, iniziamo da questa norma, è un articolo che introduce la forma scritta obbligatoria per i contratti per la prestazione dei servizi di investimento. I servizi di investimento trovati individuati all'articolo 1,5 del testo unico della finanza. Se lo leggiamo velocemente, dice: i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1,5 lettera F, e se previsto i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti. Quindi apparentemente una prescrizione molto semplice. Devo redigere per iscritto il contratto e lo devo consegnare ai clienti. Nonostante questa semplicità, come vi dicevo, attorno a questa norma sono nati un sacco di dibattiti, alcuni ancora attuali, come ha ricordato Alessandro, sulla questione della sottoscrizione del contratto, e poi ci arriviamo. L'articolo 23 si chiude dicendo: nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Ecco, la previsione della forma scritta sanzionata dalla nullità è classico esempio di norma di protezione. Si è voluto dare attraverso la forma scritta una senz'altro maggiore attenzione a quello che è il contenuto formale di un contratto, perché la forma scritta permette al contraente debole e risparmiatore di rendersi meglio conto di quali sono i reciproci obblighi e diritti. Ma attraverso la forma scritta si è ritenuto di poter anche consentire al risparmiatore di superare quella che ormai è nota come asimmetria informativa, quindi di superare quel gap informativo che ha rispetto all'intermediario. Sicuramente finalità nobile, ma nella pratica di tutti i giorni è finalità assolutamente superata. Perché? Perché il contratto viene sì fatto per iscritto, ma viene fatto per iscritto con un numero di pagine talvolta veramente eccessivo. I casi ultimi di Popolare Vicenza Veneto Banca sono talmente diffusi che probabilmente qualcuno di voi se n'è anche occupato e avrà visto che in questi casi qui il contratto unico era un contratto di una tonnellata, perché insieme racchiudeva contratto per la prestazione dei servizi di investimento, contratto di conto corrente, contratto di deposito titoli, e poi contratto eventualmente per le carte di credito, per le carte di pagamento, il POS, eccetera. Il contratto per chi voleva sulla negoziazione online, e quindi la piattaforma online e la home banking. In poche parole, una tonnellata di pagine che alla fine, nel marasma di tutte le informazioni, vanno ad annullare quel concetto che l'articolo 23 invece vorrebbe enfatizzare, cioè un'informazione chiara e semplice resa per iscritto in modo che il cliente bene la capisca. Ma chiaramente sapete anche voi che un'informazione nascosta dentro migliaia di informazioni è come se non sia stata data. Ma in realtà l'articolo 23 su questo non ci aiuta, perché l'articolo 23 prevede semplicemente che se lo faccio per iscritto il contratto è nullo, ma non dice altro. Non ci dice se lo faccio per iscritto ma lo faccio malamente, nel senso che l'informativa alla fine che voglio rendere non è così chiara, rende nullo il contratto. Quindi eventualmente in questo caso può soccorrere l'articolo 21 del TUF sugli obblighi comportamentali, ma questo a dire il vero è un altro ragionamento che forse un po' anche dall'argomento del convegno di oggi. Comunque, articolo 23, forma scritta. Ci sono altri due articoli che vi invito a tenere presente, che non sono nel testo unico della finanza, ma nel regolamento di azione del testo unico della finanza. Il regolamento intermediari, quello contraddistinto dal numero 16.190/2007, articoli 37 e 38. Questi due articoli riprendono il concetto di forma scritta, però oltre a dire ci vuole una forma scritta, ci dicono anche qual è il contenuto
minimo obbligatorio di questi contratti per la prestazione dei servizi di investimento. Quindi se vi trovate di fronte a un problema legato a un contratto di investimento e non potete sollevare l'eccezione di nullità, perché in realtà quel contratto è stato redatto secondo la forma scritta, potete andare a verificare se contiene tutti i requisiti previsti dagli articoli 37 e 38 di questo regolamento intermediario. Eventualmente, se si tratta di un rapporto negoziale che è più vecchio del novembre 2007, dovete andare a verificare l'articolo 30 del precedente regolamento intermediario, che è l'11.522.8. Ecco, come vedete, è una materia, dicevo prima, la noia. Purtroppo è inevitabile citare articoli e legge, perché è un diritto che si basa solo ed esclusivamente su un impianto normativo spesso anche confusorio, con rimandi da una norma di legge a regolamenti Consob, a regolamenti di Banca Italia, istruzioni di vigilanza, circolari, cioè è sicuramente un diritto che non si può più di tanto, a meno a mio avviso, improvvisare. Anche perché ve lo dico come annotazione pratica, cosa che è successa purtroppo anche a me. Nell'ultimo periodo i tribunali non hanno più una grande benevolenza nei confronti dei risparmiatori, ma tendono spesso e volentieri a respingere le domande di risarcimento, bastonando anche sulle spese. È un orientamento che non è solo di Venezia, ma anche di molti altri tribunali. Io lavoro molto su Milano, vi garantisco che Milano è veramente una pessima piazza per le cause di questo tipo. Comunque, tornando alla norma scritta, abbiamo questo impianto normativo, TUF articolo 23 e regolamenti e regolamento intermediario. Detto questo, non ci sono altre norme in questo impianto normativo che parlano di forma scritta. Ce n'è una interessante, la segnalo forse perché magari a qualcuno è capitato, non la ritroviamo nel TUF, non la ritroviamo nel regolamento intermediari, bensì nell'allegato 3 al regolamento intermediari. È una norma che riguarda il cosiddetto cliente privato professionale. Cosa vuol dire? Vuol dire un cliente che ha un patrimonio di investimenti dai 500.000 euro in su, che è avvezzo a tutta una serie di operazioni perché le fa giornalmente, perché sono per su strumenti particolari, in questo caso può chiedere di essere trattato come cliente professionale, anche se è un investitore privato. Cosa vuol dire essere trattato come investitore professionale? Vuol dire che la sua operatività sarà più snella, perché la banca non deve tenere presente tutte quelle nullità, cioè norme di protezione, o comunque non deve tenere presente quelle regole in materia di adeguatezza e appropriatezza che altrimenti dovrebbe osservare. In questo caso però ci vuole un accordo scritto. Se manca l'accordo scritto, è chiaro che a questo punto si possono eccepire delle operazioni compiute senza rispetto di quelle norme di protezione che avrebbero dovuto invece trovare regolare applicazione. Altro sulla forma scritta in realtà non c'è. Allora vi chiederete, e gli ordini di investimento e disinvestimento come devono essere trattati? C'è l'obbligo di forma scritta? Non c'è l'obbligo di forma scritta? Anche su questo anni di dibattiti, in realtà anche molto inutili a mio parere, perché comunque sulla pratica di tutti i giorni, nella pratica di tutti i giorni, il concetto di ordine scritto è anche ormai diventato molto labile. Poteva avere un suo significato nel momento in cui c'erano gli agenti di cambio, c'erano gli addetti alle grida, perché parecchi anni fa gli ordini di borsa venivano passati attraverso anche ordini, solo esclusivamente attraverso ordini scritti. Oggi se voglio fare del trading lo posso fare dal mio tablet, lo faccio dal mio telefonino, non ho bisogno di telefonare in banca e dare un ordine telefonico ogni giorno, perché lo faccio dal tablet. Quindi in realtà il fatto che tutto quel dibattito, ma gli ordini devono avere per forza forma scritta, e quelli che vengono dati verbalmente, quelli che vengono dati per fax, quelli che vengono dati per email, non hanno una vera e propria forma scritta, quindi in realtà non sono validi, ai giorni nostri forse non hanno nemmeno più un gran significato. Però da un punto di vista giuridico è importante soffermarci su questo aspetto, perché ci può capitare di avere un problema che è risalente nel tempo. Allora, la soluzione maggioritaria, lo dico subito,
è per negare l'obbligo di forma scritta a questa tipologia di ordini. È tutto sommato e anche corretto, perché l'articolo 23 parla di contratto per la prestazione del servizio di investimento, mentre un ordine per acquistare un determinato strumento finanziario o per venderlo è un qualcosa di diverso dal contratto. Poi qui si potrebbe parlare per ore, ma non credo che vi piacerebbe, sulla distinzione tra contratto normativo e contratto di mandato, perché un'altra grandissima questione sull'articolo 23 ha riguardato la natura del contratto per la prestazione dei servizi di investimento. Cioè, è un contratto destinato semplicemente a regolare tutta una serie di contratti successivi tra cliente e intermediario, che sarebbero poi gli ordini di investimento, con la conseguenza che tutti gli ordini, essendo contratti di esecuzione di quello che ci sta sopra, sono sottoposti all'articolo 23, quindi in forma scritta, o è semplicemente un contratto riconducibile alla figura del mandato? La soluzione maggioritaria, per fortuna, è quella che va verso il mandato. Questo cosa significa? Che gli ordini di investimento e disinvestimento non sono simili contratti, ma semplici, chiamiamole, istruzioni di esecuzione del mandato regolato dal contratto quadro che sta sopra, e quindi possono essere anche dati con una forma che non sia quella scritta. Quindi non bisogna fare confusione, peraltro, su quelle che sono invece le attestazioni relative a l'inadeguatezza di uno strumento finanziario, di un'operazione, oppure gli avvertenti in materia di conflitto di interessi, eccetera. L'articolo 23 non può essere utilizzato da noi avvocati per sostenere che quell'ordine è nullo perché non mi è stata data per iscritto l'avvertenza che c'era un conflitto di interessi, o non mi è stato spiegato per iscritto perché quella data operazione non era adeguata a me come investitore. Perché in realtà anche la Cassazione ci dice, con sentenze molto recenti, anche del 2016-2017, che queste avvertenze non devono essere rese per iscritto. Non c'è l'obbligo, quindi, di forma scritta. Poi, il vantaggio per l'intermediario, ce lo dice la Cassazione, di rendere in modo scritto è semplicemente quello di potersi meglio difendere. Perché se l'ho scritto, posso tranquillamente provare che ho detto al cliente determinate cose e che il cliente ne ha preso atto e magari ha consentito lo stesso ad eseguire l'operazione. Però fondamentalmente tutte quelle avvertenze che ruotano attorno alle norme informative non devono essere necessariamente date per iscritto. Quindi abbiamo visto un po' velocemente quello che è la forma scritta obbligatoria, cioè solo per i contratti. E se vi ricordate, forse no, ma quando abbiamo letto l'articolo 1 si diceva tranne il servizio di cui articolo 1,5 lettera F. Qual è? Il servizio di consulenza, cioè quella attività che banalmente possiamo definire essere quella prestata nel momento in cui consiglio al cliente di fare una certa cosa o lo sconsiglio di farla. Manca quindi l'obbligo della forma scritta. Secondo me questo non è una grandissima idea, soprattutto se riportiamo l'articolo 23 nel suo alveo corretto, cioè quello di fornire una protezione all'investitore, perché in realtà il servizio di consulenza, così come è prestato ogni giorno dalle banche, anche e soprattutto attraverso la rete dei propri promotori finanziari piuttosto che degli sportellisti, perché attenzione che il servizio di consulenza è sì prestato dall'intermediario, ma attraverso i propri consulenti, perché non lo può fare in prima persona ovviamente. E questo crea delle distonie sul mercato che consentono alla banca di potersi ben difendere dicendo ma quella data operazione io l'ho data secondo una raccomandazione personalizzata, no, non c'ho nessun contratto, tanto la legge non me lo richiede, quindi ho buttato là quel consiglio ma non ho responsabilità. Quindi forse, almeno a mio parere, contrattualizzare per iscritto anche il servizio di consulenza non sarebbe sbagliato. Per fortuna la maggioranza delle banche lo fa comunque. Ma perché lo fanno? Per quello che vi dicevo prima, perché sono carta su carta e più carta metto insieme più confusione creo e più il cliente non si leggerà mai neanche una delle righe, delle centinaia di righe. Non so se neanche voi avete mai letto per intero un contratto per la prestazione dei servizi di investimento.
è peggio di guerra e pace o toni di questo genere, ma viene fatto apposta, cioè vi garantisco che viene fatto apposta. Non è bellissimo da dire, però è così. Più una cosa è complicata, meno ovviamente è semplice per chi non ha grande maestria con quella cosa. Ciò detto, andiamo oltre e parliamo del problema relativo alla firma. Allora, anche questo secondo me è un dibattito inutile. Però io non voglio assolutamente avere la scienza in tasca, però credo che siano le classiche questioni che noi avvocati solleviamo certe volte nemmeno consapevolmente o avendo una gran ragione, perché se andiamo a leggere la direttiva europea e andiamo a leggere il considerando di quella direttiva, ci rendiamo conto che in realtà la definizione di contratto per la prestazione di servizi di investimento è talmente semplice e lineare che non richiede questo tipo di approfondimento che vogliamo andare a fare noi. In fin dei conti, se c'è un contratto è firmato solo dal cliente e la banca lo ha eseguito perché ha comprato e venduto quello che io gli ho detto, quello che mi è stato consigliato, o ha eseguito la gestione, il contratto di gestione, per cui ha aperto una linea di gestione di portafoglio e ci ha dato corso secondo il benchmark previsto, eccetera. C'è un principio di esecuzione di quel contratto lì. Che bisogno c'è che allora sia firmato da tutti e due? Cioè sono questi formalismi che in realtà complicano anche la vita dei giudici in tribunale e che creano queste sentenze una contro l'altra che richiedono poi l'intervento chissà fra quanti anni della Corte di Cassazione. Perché in effetti, come diceva prima il collega Alessandro, oggi con un provvedimento del 2017 c'è questa remissione alle sezioni unite che devono finalmente decidere una volta per tutte se è necessario per ritenere rispettato l'articolo 23 che un contratto rechi le firme di tutti e due, cioè banca e cliente, o nel caso in cui avvenga attraverso lo scambio di due originali, se esiste sia la copia firmata dalla banca che la copia firmata dal cliente. Vedremo cosa dirà la Cassazione, però attenzione che quello che dice la Cassazione in questa materia non è necessariamente poi un riferimento assoluto per tutti gli altri tribunali, perché ci sono due sentenze, adesso non me le ricordo a memoria, ma me le sono appuntate qui, che sono entrambe del 2016, che ci dicono, attenzione, fino ad oggi ci siamo sbagliati, se non c'è la copia firmata anche dalla banca, possiamo parlare di nullità ai sensi del 23, ma c'è la Corte d'Appello di Milano che 3 mesi fa ha detto esattamente il contrario e si è permessa di scrivere, e me lo sono appuntato, che loro, in qualità di Corte d'Appello di Milano, ritiene questa Corte di doversi discostare dal più recente orientamento su esposto, cioè quello delle due sentenze della Cassazione, rappresentando tale opzione interpretativa un orientamento del tutto minoritario. Per carità. Sono due sentenze della Cassazione, però non è che prima ci fossero centinaia di sentenze sempre della Cassazione che dicevano il contrario. Quindi, conclude la Corte, riteniamo di doverci in realtà allineare la vecchia giurisprudenza, pertanto respingiamo l'eccezione di nullità perché comunque il contratto in giudizio è stato prodotto alla firma di uno solo dei due, non importa, esiste, pertanto non c'è nullità ai sensi dell'articolo 23 del TUF. Questo per dire che in questa materia non bisogna dare nulla per scontato, che il precedente della Cassazione spesso e volentieri viene disatteso dai giudici di merito, tanto comunque sapete bene che sanzioni non è che ne hanno. E questo capita spessissimo anche nell'ambito dell'articolo 30, sesto comma del TUF, che adesso prenderemo in considerazione. Volevo però rimanere un attimo ancora nell'ambito dell'articolo 23 e della forma scritta, perché sulla forma scritta non possiamo tralasciare un'altra problematica particolarmente interessante in questi ultimi anni, che è quella delle polizze unit-linked, cioè dei prodotti assicurativi. Allora, che cos'è una polizza unit-linked? Probabilmente lo sapete tutti. Sono quegli strumenti
assicurativi, per cui mi assicuro dal rischio morte pagando un premio. Quel premio però non è a fondo perduto, quel premio viene investito in determinati attivi sottostanti alla polizza. Quando si verifica l'evento morte, se quegli attivi hanno lavorato bene, posso portare a casa un premio superiore a quello che ho versato. Se hanno lavorato male, posso portare a casa un valore notevolmente inferiore al premio che ho versato, o addirittura zero, perché ci sono tantissime polizze di questo tipo in circolazione. Tra l'altro, ottimo argomento per noi avvocati di lavoro, cioè questa è uno dei cavalli di battaglia insieme alle popolari degli ultimi 2 anni. Però tornando un po' più seri sul discorso della forma, il dibattito qual è? Dopo le riforme 2005-2006, con l'introduzione dell'articolo 25 bis del testo unico della finanza, le polizze di questo tipo sono state effettivamente equiparate a uno strumento finanziario, e l'articolo 25 bis del testo unico della finanza ci dice benissimo, allora se è così devono trovare applicazione anche le nostre 2 norme cardine, che sono l'articolo 21 e l'articolo 23, cioè forma scritta. Quindi la polizza di tipo unit link deve essere redatta in, con forma scritta obbligatoriamente, ma tutto questo vale per le polizze di emissione dal 2007 in avanti. E prima non c'è una soluzione univoca sull'articolo 23, perché la Cassazione non è ancora mai intervenuta, al di là che quello appunto che dice spesso viene anche superato dal mercato, perché tra l'altro, adesso divago un attimo, però il nostro problema di lentezza di avere le sentenze in questo settore è drammatico, perché nel momento in cui noi iniziamo una causa per un certo strumento finanziario, il mercato è andato 40 volte più avanti. Questo non c'è uno scollamento assoluto e totale tra l'ombrello normativo e quello che succede tutti i giorni in banca o comunque nel mondo degli investimenti. Non sarà mai recuperato questa differenza, perché il mercato si muove molto più velocemente del nostro legislatore. Se poi noi ci portiamo avanti un testo unico della finanza formato da centinaia di articoli con 2000 regolamenti interpretativi, la cosa, capite anche voi, che sarà sempre più complicata da superare. Comunque, tornando al ragionamento delle polizze, vi segnalo questo perché può essere utile se dovete attaccare una polizza di tipo unit linked, diciamo collocata prima del 2007. Allora, vi segnalo questa sentenza della Cassazione, che è recentissima, è la 11.999 del 2017, sentenza che ci dice, vediamo se ce l'ho qua da qualche parte, credo di sì, allora, sentenza che ci dice, l'assimilazione dei contratti di questo tipo, cioè le polizze, agli strumenti finanziari costituisce infatti un esito normativo acquisito, ma predicabile anche con riferimento al periodo precedente l'emanazione delle norme suddette. La legge del dicembre 2005, la numero 262, il decreto legge 2006, eccetera, eccetera. Ovviamente la Cassazione ci dà un input importante, cioè quello di dire, attenzione, dal 2007 in avanti bisogna avere la forma scritta, ex articolo 23. Precedentemente non è detto che non dovesse essere così, solo perché la legge non lo prevedeva. Poteva essere così lo stesso, ma allora bisogna andare a lavorare su quello che è la natura di quel tipo di contratto e riuscire a dimostrare che quel contratto non era assicurativo, bensì finanziario. Nel caso in cui io riesca a dare quel tipo di prova, allora posso sostenere che c'è un difetto di forma scritta perché non c'è il richiamo all'articolo 23. Poi in realtà la forma scritta c'è lo stesso, perché comunque una proposta di polizza l'ho firmata. Però se mettete in confronto una proposta di polizza e soprattutto quelle più vecchie, quei prospetti informativi più vecchi, relativi al prodotto assicurativo, vi renderete conto di come non esauriscono tutti gli obblighi previsti nel complesso articolo 23, 37 e 38. Quindi si può validamente sostenere che c'è
un difetto di forma scritto in questo articolo 23 e quindi magari riuscire a convincere il giudice a sancire la nullità di quel prodotto assicurativo. Situazione importantissima nel momento in cui quel prodotto assicurativo è a zero, perché se il premio che pago per il rischio morte è investito in un fondo che è in default, anche se muoio, il beneficiario della polizza non porterà mai a casa un centesimo. Quindi questo può essere un grimaldello da utilizzare insieme a molti altri per ragionare su un discorso di impugnazione di questa tipologia di polizza. Bene, parliamo dell'articolo 30. Chiaramente io vado un po' a braccio, se dopo ci sono altre questioni sull'articolo 23 possiamo fare un... Ecco, perfetto. Perché comunque, cioè, sull'articolo 23 si potrebbe parlare moltissimo, non è un modo di dire, cioè è una delle norme cardine del TUF, pertanto le questioni sono tantissime, però nel tempo è limitato, mi piacerebbe anche fare un cenno a un altro tipo di nullità che è sempre collegata a un problema di forma, e che è quello dell'articolo 30 del sesto comma del testo unico della finanza, articolo di cui forse avrete sentito parlare perché c'è stato un dibattito a livello giurisprudenziale molto forte tra gli anni 2013 e 2016, quando c'è stata una sorta di piccola rivoluzione sull'articolo 30, sesto comma. Allora, vediamolo un attimo, questo benedetto articolo 30. L'articolo 30 ci dice, non me lo ricordo a memoria, lo devo leggere, l'articolo 30 dice che l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali offerti ad un investitore, se conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi. Il settimo comma dello stesso articolo 30 poi ci dice, attenzione, se non è indicata nel contratto questa facoltà di recesso, abbiamo nullità. Bene, norma semplice, purtroppo nella pratica è stata oggetto di un massacro a livello giurisprudenziale. Perché? Perché si è discusso per anni su che cosa significasse contratti di collocamento di strumenti finanziari. Per carità, la categoria di collocamento di strumenti finanziari è enorme, ci sta dentro di tutto. E quindi posso anche comprendere un attimo lo smarrimento nel riempire questo concetto di collocamento. Alla fine la giurisprudenza ha dato una soluzione, prima degli interventi della Cassazione, in senso molto tecnico, cioè ha detto perfetto, l'articolo 30, sesto comma, si applica solamente a quei collocamenti diciamo tecnici, cioè veri e propri. Cos'è un collocamento tecnico? In parole semplicistiche è quando ho un soggetto emittente un certo titolo che non lo offre direttamente sul mercato, bensì cosa fa? Incarica un altro soggetto che viene definito il collocatore di collocarlo appunto sul mercato, forma di collocamento. Poi la società emittente può essere di vario tipo. Può essere una SGR, può essere una SICAV, può essere una banca, cioè ci sono vari interlocutori. L'ente collocatore di solito è o una SIM, una società di intermediazione immobiliare, oppure una banca, che dietro pagamento di laute e commissioni prendono questi strumenti e li propongono alla loro clientela. In questo caso, se l'operazione avveniva in un contesto di fuori sede, vogliamo vedere che cos'è il fuori sede, ci voleva l'avvertenza dell'articolo 30 TUF, altrimenti nullità di tutto l'impianto. Nel 2013 la Cassazione, con un ragionamento secondo me abbastanza condivisibile, se lo riportiamo a quello che vi dicevo prima, cioè le norme del TUF sono destinate a dare protezione all'investitore, la Cassazione cosa ci ha detto nel 2013? Ma questa definizione di collocamento in senso tecnico è troppo stretta, taglia fuori un sacco di altre operazioni, taglia fuori ad esempio tutte le cosiddette negoziazioni, cioè la classica raccolta ordini, compro una cosa, la vendo, eccetera. Quindi ha esteso l'applicazione dell'articolo 30 a tutte le fattispecie, è successo il finimondo, forse
ne avrete sentito parlare, perché questo voleva dire che era nullo tutto, perché tantissimi contratti di raccolta o di negoziazione, così come erano stati eseguiti nella pratica, non avevano al loro interno il richiamo al diritto di recesso di 7 giorni di cui al sesto comma dell'articolo 30. E addirittura è intervenuto il legislatore, non so se appunto lo avete letto da qualche parte, a dire attenzione, ok, però questo vale solo dal 2013 in avanti, da settembre in giù del 2013 no, perché altrimenti si scoperchia tutto quello che è stato il pregresso. Quindi è stata un'affermazione particolarmente forte della Corte di Cassazione sull'applicazione dell'articolo 30. Interpretazione che poi ha mantenuto con 3 successive sentenze del 2016. Peraltro tutto questo materiale lo trovate tranquillamente in rete, forse tranne qualche sentenza tipo quella della Cassazione sulle polizze, ma se vi serve qualcosa a livello giurisprudenziale ve lo posso tranquillamente mandare per email. La Cassazione con queste sentenze del 2016 ha ribadito il concetto e lo ha amplificato ancora di più. Per cui oggi bisogna stare molto attenti alla demarcazione temporale che vi ho detto. Ma se trovo un qualunque operazione, che fosse o di collocamento tecnico o di raccolta ordine, eccetera, senza l'avvertenza del diritto di recesso, la posso contestare perché, appunto, norma applicabile un po' a tutto. Allora, non è così facile, purtroppo, e sembra bello, ma non lo è fino in fondo, perché ci sono 2 problemi, spesso anche di difficile soluzione. Fuori sede, cosa vuol dire fuori sede? Fuori sede vuol dire qualunque cosa. I giudici nostri sul concetto di fuori sede mi fanno impazzire da anni perché non ci arrivano, mi dispiace doverlo dire, ma spesso e volentieri non si calano in quella che è l'operatività pratica. Peraltro, per avere successo in contenziosi di questo tipo, scusate la poca presunzione, ma io consiglio sempre di approfondire gli aspetti giuridici, ovvio il nostro lavoro, ma approfondite sempre se potete l'aspetto pratico, perché non c'è nulla di più utile, e qua che il giudice manca di solito, di capire come nella pratica l'intermediario dà esecuzione al servizio di investimento. Quindi avere un minimo di familiarità con quello che succede dietro lo sportello della banca aiuta sempre per trovare qualche situazione poi da rovesciare contro la banca stessa. Ora, veniamo al concetto di offerta fuori sede. In termini semplicistici, offerta fuori sede è tutto quello che avviene fuori dalla sede dell'intermediario. Molto semplice. Però il problema successivo è qual è la sede dell'intermediario. Cioè è una sorta di scatole cinesi che ci creano una difficoltà dietro l'altra. Allora, qualunque cosa che avviene fuori dalla sede dell'intermediario vuol dire fondamentalmente che se io vado dentro alla SIM, all'SGR, alla SICAV, al GEIFA, cos'è il GEIFA? Tra l'altro è una cosa nuova, sono i gestori dei fondi di investimento alternativi. È un'altra cosa bellissima sulla quale potremmo parlare molto, ma forse Ale non sarebbe d'accordo. Ok, comunque, se andate voi a casa di questi soggetti non siete in un contesto di fuori sede. Se invece vengono questi soggetti da voi, e il caso più semplice è quello del promotore, anzi no, promotore oggi non si può più dire perché sono consulenti finanziari, anche qui la famosa fantasia, cioè dalla legge 191 siamo abituati a chiamare i promotori finanziari, appunto promotori finanziari, improvvisamente quell'anno scorso sono diventati consulenti finanziari. Comunque, il buon vecchio promotore che viene a casa vostra e vi propone un qualunque tipo di operazione sta operando in un contesto di fuori sede. Quindi ho fuori sede ogni qualvolta non sono io che vado. Il concetto dell'articolo 36 comma, la ratio di protezione, sta proprio in questo, cioè si presume che quando sono raggiunto dal professionista mi può cogliere di sorpresa. Mi può in qualche modo più facilmente indurre a fare un'operazione che non avrei fatto. Ed ecco quindi il concetto di possibilità di recedere nei 7 giorni da quando metto la firma sul famigerato pezzo di carta. In termini più tecnici, cioè andando oltre questo esempio semplicistico, vi posso dire che esiste
una definizione di sede. La possiamo trovare sempre nelle pieghe della Consob, dei regolamenti della Consob. Allora, se io vado all'articolo 1, primo comma, lettera G del famoso regolamento intermediari 16.190, trovo che per sede o dipendenza si deve intendere una sede diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento. Provate a spiegare a un giudice che cosa vuol dire tutta questa pappardella di cose. Cioè, allora, o il giudice ragiona in termini banali e dice: ok, ufficio del promotore finanziario è un ufficio privato del promotore, non può essere sede, come in effetti non lo è, perché non è dotato di tutte queste caratteristiche, che peraltro in alcune comunicazioni della Consob viene esplicitato che devono sussistere in via congiunta, cioè non è che basta che ci sia una e gli altri, no, devono esserci tutte queste caratteristiche. Allora, se l'operazione si conclude in un ufficio che non ha queste caratteristiche, comunque fuori sede. Allora, fuori sede se lo si fa a casa dell'investitore, fuori sede se lo si fa in un locale che non rispetta i requisiti, ve lo ripeto, articolo 1, primo comma, lettera G della 16.190. Tra l'altro ci sono anche le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia che rafforzano il concetto di cosa è sede o di cosa non è sede, però credo che poi se ci mettiamo a leggere sforiamo i tempi. Processualmente la cosa più difficile qual è? È che devo dare io la prova. Non c'è l'inversione dell'onere della prova in questo caso. L'inversione dell'onere della prova c'è nel momento in cui contesto un inadempimento della banca dicendo: non mi hai dato quell'informazione particolare, e la banca deve dimostrare invece di averlo fatto. Ma se esercito un'azione basata sull'articolo 30 del sesto comma perché voglio eccepire la nullità dell'operazione di investimento per la mancata indicazione del diritto di recesso, devo dimostrare io, risparmiatore, che l'operazione è avvenuta in un contesto di offerta fuori sede, e questo non è detto che sia sempre semplice da dimostrare. Quindi è importante che non opera l'inversione dell'onere della prova, perché vi respingono la domanda dicendo: no, tu non hai provato dove hai concluso questa operazione. Ora, ci sono tanti modi per provarlo, più banale ad esempio è vedere cosa c'è scritto in fondo al documento a livello di data e di luogo soprattutto. Perché se io vado a casa del mio cliente e scrivo Zelarino, però in realtà il promotore finanziario ha l'ufficio a Venezia, ho già una prova documentale che probabilmente quel contratto è stato sottoscritto in un luogo che non era l'ufficio del promotore, al di là del fatto che già l'ufficio del promotore non è sede dell'intermediario. Però comunque, se c'è scritto Zelarino e a Zelarino non c'è nessuna filiale di quell'intermediario che sta operando con me, ho già una prova, e vi ripeto, scritta, che il concetto, che l'operazione è venuta fuori sede. Lo posso provare per testimoni, se ne ho di validi e di buoni da chiamare, però ricordatevi, l'onere è a carico nostro. Sull'articolo 30 c'è un altro aspetto che volevo poi segnalare, che secondo me è importante, e che è una sentenza, cioè, tra l'altro si ricollega al ragionamento fatto dalla Cassazione nell'aprile del 2016, e cioè: questo benedetto diritto di recesso dove deve essere indicato? Chiediamocelo, perché su questo c'è una battaglia tremenda ogni giorno in tribunale. Allora, il testo letterale dice, lo riprendiamo, dice: è sospesa per orari di 7 giorni della sospensione, deve essere indicata la facoltà di recesso, deve essere indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Punto. Allora, la solita battaglia forse eccessiva, che cosa sono i moduli formulari? Perché per le banche il modulo formulario è anche il contratto quadro di cui abbiamo parlato prima, cioè ci dicono: c'è una clausola nel contratto quadro che ti avvisa del diritto di recesso, però io quel contratto quadro lì magari l'ho firmato nel 2014
e fuori sede faccio un'operazione nel 2017. Posso mai ricordarmi che avevo la facoltà del diritto di recesso perché era indicato nel contratto quadro firmato tempo addietro? Beh, il cliente normale di sicuro non ce lo ricorda. Il promotore tendenzialmente non te lo va a ricordare perché non ne ha nessun interesse, quindi l'articolo 30 viene completamente bypassato. In realtà allora che cosa è successo? Che la Cassazione finalmente nel 2016 ha detto: attenzione, nel momento in cui si parla di moduli e formulari, per noi l'importante, ed è la sentenza che forse avete letto nei vari commentari, è quella che è stata definita del clariloqui, cioè del parlare chiaro, l'avvertenza del diritto di recesso deve essere indicata nel pezzo di carta con cui in termini fisici compro lo strumento finanziario o vendo lo strumento finanziario. Quindi no in un altro contratto separato, ma nel documento di sottoscrizione. Non è una cosa secondaria, perché nella prassi di tutti i giorni, se devo ad esempio sottoscrivere dei certificati, che sono particolari strumenti derivati, che cosa succede? Che di solito non sono già sul mercato, ma io li prenoto con un fogliettino, solo che posso prenotarne anche 100.000 euro, 500.000 euro, non c'è un limite. Ma con un fogliettino posso investire una gran parte rilevante del mio capitale. Allora l'avvertenza del diritto di recesso deve essere in quel foglietto, secondo l'interpretazione nuova della Cassazione. Secondo le banche no, non era obbligatorio, perché l'avevo già scritto nel cosiddetto contratto quadro prima. Questa è una difesa che però ormai sta cadendo proprio sotto i colpi di questa giurisprudenza di legittimità. Sulla prova vi ho detto... Cosa? 15 minuti, ok. Allora, in 15 minuti che vi posso raccontare? Abbandoniamo il discorso dell'articolo 30, che però secondo me è bellissimo, perché è uno di quelli che mi affascina di più. No, bastano anche 15. Allora, parliamo dei rimedi restitutori rispettando la scaletta del nostro convegno. Rimedi restitutori, cosa posso fare? Allora, verifico che c'è un problema di articolo 23, verifico che c'è un problema a livello di quei regolamenti che abbiamo citato, articoli 37 e 38, verifico che mi manca il diritto di recesso, fantastico, cosa faccio? Faccio un'azione per eccepire la nullità di quel contratto, con quale conseguenza? Tolgo di mezzo il contratto quadro, nel caso in cui agisca sulla scorta dell'articolo 23. Togliere di mezzo il contratto quadro non significa niente, perché semplicemente elimino quel pezzo di carta che legittimava l'intermediario bancario finanziario a propormi qualche cosa, o che legittimava l'intermediario bancario finanziario a negoziare degli ordini di compravendita per il mio conto. In realtà quello che mi interessa è andare a scardinare le operazioni che sono un'emanazione di quel contratto quadro. Ma attraverso appunto l'eliminazione dell'articolo 23, scusate, l'utilizzazione dell'articolo 23, riesco a dire: se annullo quel contratto, chiaramente sono nulle anche le operazioni che sono emanazione di quel titolo. Allora ottengo il risultato che mi interessa, cioè eventualmente contestare alla banca che una certa operazione che è andata male è stata fatta senza un contratto valido e quindi nullità. Effetto restitutorio in che senso? Beh, ripetizione dell'indebito, questo è un ragionamento civilistico in realtà molto semplice. Contratto nullo, quindi dobbiamo ricondurre le parti nella stessa identica situazione che avevano nel momento in cui quel contratto è stato sottoscritto. C'è un'insidia notevole che riguarda la prescrizione. Allora, voi tutti sapete che la nullità non si prescrive mai, fantastico, benissimo. Ma l'azione di ripetizione dell'indebito sì che si prescrive. Quindi certe volte posso trovarmi nella situazione imbarazzante per cui posso ottenere una declaratoria di nullità di un contratto quadro, ma non posso in realtà poi pretendere la restituzione delle somme versate perché sono decorsi 10 anni. Sul decorso dei 10 anni non so se mi basta il quarto d'ora di tempo, perché si è creata una giurisprudenza stratificata con una grande varietà di argomentazioni e di conclusioni. Diciamo che la soluzione, quella più semplice ma anche quella più efficace, è sostenere che
i 10 anni partono dal momento in cui hai dato i soldi, che è anche una interpretazione tutto sommato accolta dalla giurisprudenza. Quindi posso avere un contratto quadro del 2007, ma se ho dato i quattrini 3 anni dopo, 4 anni dopo, e quell'operazione è travolta dalla nullità di quel contratto quadro, sono ancora in termini per poter agire e ottenere quindi la ripetizione dell'indebito. L'articolo di riferimento è ovviamente il 2033 del codice civile. Il problema è contro chi vado con l'articolo 2033 del codice civile. E qui si ripropone con la finestra che vi dicevo, approfondire sempre gli aspetti non giuridici ma pratici della questione, perché nel mondo degli investimenti i soldi girano da una parte all'altra, quindi la difficoltà nostra come avvocati è anche trovare il soggetto giusto a cui chiedergli quei soldi, perché non è mica detto che quei soldi lì siano rimasti nelle tasche del soggetto ai quali io li ho dati. Nella maggioranza dei casi non succede mai, e le banche su questo ci giocano moltissimo, perché ti rovesciano addosso l'eccezione di carenza di legittimazione. Ma che cosa c'entro? Non solo io ti devo restituire i soldi, io li ho presi, ma li ho presi come incaricato all'incasso di quell'altro. Caso tipico è quello che dicevo prima, cioè se compro degli strumenti finanziari di emissione di un soggetto diverso, pago a chi mi sta davanti, ma poi chi mi sta davanti quella raccolta di denaro la gira alla società emittente, che in cambio le paga delle commissioni, delle provvigioni. Quindi vuol dire che in questo caso 2033 mi conviene esercitarlo nei confronti della società emittente, perché è quella che in effetti ha incassato e che ha beneficiato di quel contratto poi dichiarato nullo. Quindi attenzione anche nell'utilizzo dello strumento del 2033, perché va sempre verificato bene a chi chiedere questi denari, cosa che non è in effetti semplicissima, spesso mi rendo conto da individuare. Ho ancora tempo? Qualcosa sì. Ok. Allora, sempre nell'ambito dei rimedi restitutori, per altri 10 minuti vi parlo di un problema sempre qui pratico di tribunale, e cioè ho tutti i requisiti per poter sostenere che c'è una nullità di protezione da attivare, ex articolo 23 o ex articolo 36 comma. Riesco a dare anche la prova di tutto quello che compete a me come onere della prova. La banca come si difende, la SIM o comunque l'intermediario? Si difende dicendo, attenzione, non hai diritto a nessun risarcimento, perché comunque è vero che io ho mancato perché non ti ho messo magari la facoltà di recesso nel pezzettino di carta dove dovevo mettertelo, ma tu di questa mancanza ne stai abusando, e quindi arriviamo alla figura del cosiddetto abuso di diritto, che è una delle forme di protezione che la banca utilizza tantissimo nei contenziosi di questo tipo. Cioè ti dice, hai abusato del tuo diritto, e in questo, ahimè, è aiutata anche da una buona parte della giurisprudenza di merito, che certe volte arriva ad una decisione contraria all'investitore sostenendo che effettivamente non hai voluto attivare il meccanismo di protezione per la finalità di protezione vera e propria, ma semplicemente per rimediare un errore che hai fatto tu come investitore. Vi faccio un esempio. Sottoscrivo un titolo, nel modulo di sottoscrizione è specificato che esattamente non so quanto lo pagherò. Posso pagarlo un po' di più o un po' di meno di quello che è ipotizzabile nel momento in cui firmo. C'ho il diritto di recesso di 7 giorni perché questa operazione la faccio col promotore finanziario. Benissimo. Dopo 3 giorni scopro che quasi sicuramente quell'investimento che dovevo pagarlo 100 mi costerà 150. Esercito il diritto di recesso e me ne vado. Oppure, se non c'ho, e questo è il caso nostro, l'avvertenza su quel pezzettino di carta che potevo andarmene nei 7 giorni, contesto, violazione dell'articolo 30. In un caso così ci sono
dei rischi, che ci venga detto stai abusando di quella forma di protezione, perché stai facendo un uso distorto della norma dell'articolo 30. Quindi è sempre bene verificare se c'è o non c'è un approfittarsi di questo tipo di protezione, di nullità di protezione da parte, perché la giurisprudenza se ne accorge e su questo è molto più attenta che andare a vedere se l'ufficio del promotore con una sedia, una pianta e un quadro è sede o non è sede dell'intermediario, perché poi molte volte il livello di approfondimento dei giudici, che magari qua qualcuno anche c'è, però non me ne devono volere, ma nel quasi 20 anni che faccio solo esclusivamente questo e ho maturato una certa mia convinzione personale, cioè molte volte il livello di approfondimento è scarsissimo su aspetti importantissimi, è meno invece profondo su cose che meriterebbero un'attenzione maggiore, e cioè è meglio verificare se effettivamente un'operazione è fuori sede o non fuori sede, preoccuparsi di quello, che preoccuparsi che un risparmiatore abbia esercitato il suo diritto a far valere una nullità abusando di quel diritto, perché in realtà lì ho già una norma che mi tutela come giudice, perché è la norma stessa che mi dice ok, lo faccio per aiutare il più debole. Allora, andiamo prima a verificare altre cose che vedere se ne sto facendo un abuso. Un abuso perché spesso e volentieri il risparmiatore non lo fa. L'abuso si può individuare, ma forse qui sconfino un po' anche gli argomenti del collega Valerio. Nel momento in cui voglio contestare solo le operazioni buone e non quelle cattive. Allora, anche qui possiamo, altro che il quarto d'ora che mi concede Alessandro, ma credo che ne parlerà Valerio. Non è sempre una buona idea contestare solo le operazioni buone tralasciando quelle cattive, perché la nullità travolge tutto, cioè, quindi travolge le plusvalenze e le minusvalenze. C'è una giurisprudenza, poi davvero finisco, che ci dice attenzione, se l'investitore nel voler esercitare l'articolo 23 e travolgere tutte le operazioni mi contesta solo le operazioni positive, cioè scusate, le operazioni negative, dove ha avuto una perdita, non quelle dove ha avuto un guadagno, implicitamente che cosa fa? Ratifica l'intero complesso delle operazioni. E quindi io che credevo di aver avuto una grandissima idea nel dire adesso le la metto in quel posto alla banca perché mi tengo le plusvalenze e agisco solo per le minusvalenze, mi vedo rigettata la domanda. Questa tesi secondo me non, in realtà è abbastanza zoppicante, però è un esempio di quella fantasia di cui vi dicevo all'inizio, cioè si parte con un'idea e il giudice ne applica un'altra completamente opposta e spesso e volentieri però dimenticandosi di quella che è la ratio finale della norma, che è sempre la protezione del contraente più debole. Credo di aver terminato, grazie. Siete in diretta tramite Facebook e anche tramite Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura. Siamo in una pausa di questa diretta, poi prenderà la parola l'ultimo relatore di questo programma, che purtroppo stiamo trasmettendo in diretta. Il tempo di 10 minuti di caffè e sentiremo nuovamente il collega Valerio San Giovanni. San Giovanni, vi ricordo, è del Forum di Cremona e Francoforte Cremona ed è membro componente dell'arbitro bancario e finanziario. Siamo in una pausa dei lavori, ha dichiarato 10 minuti, quindi fa ben poco, vi torneremo in diretta. Sono Andrea Pontecorvo su Uslo Web Radio e su Bookmark Web TV. Cari colleghi, tra 10 minuti ritorniamo, la connessione comunque rimane aperta. Buon ascolto. Ha citato Popper, il vice governo, secondo me.
E, abbiamo l'onore e piacere di questa splendida sala che ci ospita qui in Venezia. In questo momento è con noi il chairman, il motore di tutta questa vicenda, il collega Alessandro Filippi. Voglio ancora una volta ricordare che oltre ad essere il Foro di Venezia è anche il responsabile della formazione AIGA della sezione di Venezia dell'Associazione Giovani Avvocati Italiani. Allora, come sta andando? Strano, molto bene, sono contento di avere qui come ospiti Marco Davilla e Valerio Sangiovanni che ci parlano di questa tematica molto importante, e sono anche contento che Andrea Pintacorda si dà la possibilità di essere per la prima volta contemporaneamente sia in radio sia in TV su tematiche di questo tipo. E il convegno sta andando bene, quindi ringrazio dell'opportunità il collega. Beh, sono tematiche obiettivamente non di tutti i giorni, perché coinvolgono un campo che non tutti i colleghi conoscono. Ti devo, per esempio, devo affermare la mia totale ignoranza sulla materia, che però mi ha attirato l'attenzione su varie vicende. Poi magari le analizzeremo anche con altri speciali, sempre sulla radio dell'avvocatura e sulla TV dell'avvocatura. Volevo però parlare con te, che sei il responsabile della formazione, proprio anche dei futuri eventi di AIGA Venezia, che come tutte le sezioni AIGA è comunque molto attiva e anche con prodotti di eccellente qualità, e se ci puoi dare una panoramica di quelle che sono già le programmazioni della vostra sezione. Beh, allora, in novembre abbiamo un evento molto importante in materia di proprietà intellettuale che si svolgerà a Venezia con dei relatori di spicco, e quindi seguiranno poi tutte le informazioni sul sito e sul canale social di AIGA, cui vi informeremo, e quindi questo sicuramente è un evento molto importante. Successivamente ci saranno dei convegni relativi sempre nel mondo bancario e nel mondo assicurativo, che verranno fatti con la 21, e se possibile avremo anche la possibilità di ospitarli in questa piattaforma. Grazie al collega. Beh, io ti conosco e ti conoscevo già per una tua attitudine telematica, perché sei molto attivo nel mondo dei vari processi civile telematico e quant'altro. Però dobbiamo dire, così come tu hai ricordato all'inizio, che oggi è una giornata sperimentale, quindi i colleghi possono visualizzare l'intero evento in bassa risoluzione video, perché ovviamente siamo con una piattaforma portatile, e vedranno invece l'intero evento full HD registrato sulle piattaforme YouTube, Facebook e Twitter già da questa sera. La radio anche sta trasmettendo, quindi in contemporanea tanto radio quanto TV. Massima diffusione dell'evento e una nuova forma di coinvolgimento dei colleghi anche tramite i social. Sì, ma non solo i colleghi, ma tutti interessati, anche sicuramente anche in questo campo. Abbiamo ricevuto delle richieste da parte di uffici legali di banche che erano interessati all'evento, e grazie a questa opportunità tutti riescono a seguirlo anche dallo studio. Bene, speriamo allora di proseguire in questo solco che abbiamo già tracciato. Se i sistemi rimangono tali e funzionanti, stabili e funzionanti, andremo avanti. Ringraziamo ancora una volta Alessandro Filippi, Foro di Venezia, responsabile della formazione AIGA, sezione di Venezia. Alessandro, avvisaci quando riniziamo. Certamente, grazie. Bene, allora noi proseguiamo, siamo in una pausa dei lavori, ricordo nullità dei contratti di investimento, obblighi restitutori, rimedi risarcitori nella giurisprudenza, evento AIGA di Venezia. Ci troviamo in una splendida location, devo dire, che è quella del Centro Pastorale Cardinale Urbani in via Visinoni 4, proprio in Venezia. Gli eventi di AIGA sono tanti e tali che domani saremo anche con AIGA Treviso. Avremo modo di
pubblicizzare come si conviene, e già l'abbiamo fatto, tramite i social della radio e della TV, quell'evento che ci piace davvero portare all'attenzione anche dei colleghi che non saranno fisicamente presenti in Treviso. Quindi un fine settimana che si avvicina, ma denso di contenuti giuridici, di cultura giuridica ad altissimi livelli. Siamo particolarmente fieri soprattutto dei alcuni messaggi che ci arrivano da colleghi da Ragusa, ma come da Bolzano, e ci ringraziano per questa attività divulgativa, che parte anche dalle vostre segnalazioni. Ricordiamoci, i vostri eventi noi li possiamo davvero seguire con delle piattaforme portatili complesse, stanno diventando sempre più complesse, ma insomma, se questo è il vostro intendimento, scriveteci webradio@uslow.it oppure mandateci un WhatsApp, un messaggio, SMS, quello che sia, e ci metteremo in contatto. Anche ovviamente possiamo sentirci tramite i social riferiti alla radio, Uslow Web Radio, e alla TV dell'Avvocatura, Bookmark Web TV H24, Cultura Giuridica. Sono Andrea Pontecorvo, in questo momento vi è una pausa nei lavori che dovrebbero riprendere da qui a 5 minuti. Lascio l'audio della sala e ci risentiamo tra pochissimo. Care colleghe, cari colleghi, all'ascolto. Grazie ancora per i vostri commenti, questi sono preziosi, e davvero qualche secondo di bianco. Ben trovati colleghi all'ascolto, siamo nella pausa fra una relazione ed un'altra del convegno che si sta tenendo e che stiamo trasmettendo in diretta da Venezia. Titolo: nullità dei contratti di investimento, obblighi restitutori e rimedi risarcitori nella giurisprudenza. Fino adesso abbiamo sentito la relazione del collega Davilla, Marco Davilla, che è del Foro di Venezia, partner dello studio legale Esini e Davilla, e invece stiamo attendendo anche la relazione dell'avvocato Valerio San Giovanni, lo avrete ascoltato già in giro per tutta l'Italia, un carissimo amico, interessantissime le sue relazioni, è del Foro di Cremona e anche iscritto a Francoforte sul Meno, ed è componente dell'arbitro bancario e finanziario. Immagino ancora un'oretta e qualche cosa di relazione, ma dopo ci saranno le eventuali domande da parte dei colleghi partecipanti a questo evento organizzato da AIGA Venezia, e poi andremo in chiusura, e ricordando anche gli eventi che da qui a poche ore ci troveranno di nuovo in diretta, tanto sulla radio dell'Avvocatura quanto sul Bookmark Web TV, che è la nuova ed unica TV dell'Avvocatura. Siamo
nella location dell'Aula Magna del Centro Pastorale Cardinale Urbani in via Visinoni 4 in Venezia, e siamo particolarmente fieri di comunicarvi tanto ai colleghi che ci seguono tramite la piattaforma della radio, quanto a quelli che ci seguono in questo momento, anche se in bassa risoluzione video, tramite Facebook, che fra qualche ora sarà disponibile anche il video integrale di questo evento in full HD. Stiamo registrando con un altro strumento, uno dei quattro che in questo momento controlliamo con il radio team e il TV team, colleghi che veramente votati alla comunicazione, alla divulgazione di cultura giuridica, e tentiamo di fare insomma quello che è necessario ad ottobre del 2017, quando una comunicazione efficiente, una comunicazione anche diversa dell'avvocatura deve essere data, anche per svegliare sulle varie situazioni che ci vedono sempre più soggetti destinatari di provvedimenti anche legislativi non proprio ecco. Sì, adesso riprendiamo, chiedo scusa perché stiamo proprio in una posizione, blocchiamo anche il traffico dei colleghi che stanno rientrando. Intanto vedo il collega San Giovanni che ha ripreso la sua posizione sopra il tavolo dei relatori, al tavolo dei relatori. Valerio San Giovanni, ricordo, è del Foro di Cremona e iscritto anche a Francoforte. È l'ultima relazione di quest'oggi, fino adesso ha relazionato il collega Marco Davilla del Foro di Venezia. Il programma ancora una volta è sviluppato su 5 punti: la nullità per difetto di forma del contratto di intermediazione finanziaria, la nullità dell'offerta nell'offerta fuori sede e le conseguenze restitutorie della nullità, le norme di comportamento degli intermediari finanziari, il risarcimento del danno e la quantificazione del danno nelle azioni contro gli intermediari finanziari, e anche esempi di giurisprudenza. Allora, vi comunico che i colleghi si stanno sistemando nuovamente al tavolo dei relatori, stiamo trasmettendo anche tramite Bookmark Web TV in bassa risoluzione, da questa sera troverete anche il filmato full HD. Mi fanno cenno che ancora forse qualche minuto o pochi istanti i colleghi rientrano, i colleghi che partecipano a questo evento stanno rientrando in questa sala davvero oltre che capiente eccezionale, anche se abbiamo avuto purtroppo un problemino di connessione all'impianto di amplificazione. Siamo in posizione portatile con il radio team di Uslo Web Radio, stiamo trasmettendo in diretta tramite l'app e il sito internet www.webradiouslo.it e anche tramite la pagina Facebook di Bookmark Web TV. Bookmark Web TV è la nuova e per il momento anche unica nuova TV dell'avvocatura. Stiamo trasmettendo in questo momento in bassa risoluzione. Perché, colleghi, in bassa risoluzione? Perché abbiamo con noi soltanto due PC, due personal computer portatili, oltre alla strumentazione costituita da mixer, una webcam, che è quella che in questo momento sta trasmettendo il segnale video, e anche una camera professionale. Tutti questi sistemi interconnessi ovviamente alla rete wifi che troviamo in loco. E dovete sapere che per la trasmissione di un video con queste modalità serve una poderosa capacità di calcolo dei sistemi informativi, quindi dei PC, e diciamocelo chiaramente, per il momento ancora non siamo attrezzati con dei super PC. Lo saremo, siamo pronti e attendiamo. Ecco qui, inizia subito quindi la parola ai relatori. Sono Andrea Pontecorvo, chiedo scusa per una indicazione
errata magari che sto dando, perché parlo lentamente, ma parlo lentamente perché contemporaneamente controllo tre cose e niente, per l'uomo umano è quello che è, il mio in particolar modo. Arriva lentamente sulle vari tasti, varie cose, quindi devo anche gestire i tempi e i vari pulsanti che trovo sulle console di trasmissione. Ecco qua, okay, possiamo partire. Cominciamo. Buon ascolto, colleghi. Valerio San Giovanni, che come ho detto prima si occupa da anni di questa materia, ci parlerà delle norme di comportamento degli intermediari finanziari, cosa sono tenuti e a tutti i risvolti che ne conseguono. Quindi Valerio, ti passo la parola e iniziamo. Bene, grazie mille a tutti, buon pomeriggio, grazie di essere qua e grazie anche della vostra attenzione. Appunto, vediamo, Valerio San Giovanni, sono avvocato, sono un collega, mi occupo anche di questo tema, non sono forse così specializzato come l'avvocato da Villa, faccio anche diritto bancario e finanziario, un po' di diritto commerciale e societario. I temi che abbiamo iniziato a trattare, che continuiamo a trattare, sono oggettivamente molto tecnici, però sono anche molto pratici, cioè vuol dire che una persona aveva del denaro, 100.000 euro sul conto corrente. Il denaro si è trasformato in strumenti finanziari, cioè in pezzi di carta, e quando vuol fare il disinvestimento non riesce a disinvestire, quindi rimane in mano solo della carta, che poi diventa carta straccia. Come sapete, qua nel Triveneto, soprattutto in Veneto, uno dei filoni potenziali di contenzioso, ma diciamo uno dei filoni di perdite maggiori, è quello relativo alle due banche popolari del posto, e si tratta esattamente di questi temi. Io mi sono segnato sei argomenti da trattare. Uno, quali sono i servizi e attività di investimento, cioè in parte l'ha già detto l'avvocato Davide, cosa fa la banca, che tipi di servizi rende, perché non sono tutti uguali. Un conto è ricevere un ordine e trasmetterlo, cioè schiacciare un pulsante sul computer, un altro conto è gestire il patrimonio di una persona in ampia autonomia, come viene nel contratto di gestione. Sono tanti servizi di investimento. Poi quelle che sono le norme di comportamento, queste norme di comportamento non significa che sono norme di buona educazione, sono norme di diritto, tanto che la loro violazione determina, secondo la Cassazione, il diritto a ottenere il risarcimento del danno. Poi vedremo che cosa consiste il risarcimento del danno. Direi che in linea di principio è la differenza tra quanto io ho dato alla banca e il valore attuale delle azioni. Per esempio, nel caso dei titoli liquidi, se ho messo dentro 100.000 euro e oggi i titoli valgono zero, il danno che ho subito è probabilmente di 100.000 euro, e oppure posso ottenere l'annullamento e la risoluzione del contratto, che sono i medi di tipo appunto che sciolgono il contratto. Poi vi indico un po' di giurisprudenza attualissima dell'ACF. L'ACF è l'arbitro per le controversie finanziarie, abbreviato ACF. Trovate tutto sul sito, c'è un sito, è un organismo di mediazione specializzato in materia finanziaria, non bancaria ma finanziaria, che è una materia diversa, che ha sostituito l'ombudsman giuribancario, che ha operato fino a dicembre dell'anno scorso. Potete sottoporre alla CF ogni questione in materia di servizi di investimento fino a 500.000 euro, quindi sostanzialmente quasi la totalità dei contenziosi in materia. E dalle prime decisioni che sono uscite sono tendenzialmente molto favorevoli all'investitore, ha sorpreso, devo dire, anche me stesso, e quindi vi segnalo che c'è questa possibilità, andate a vedere, per chi non lo conosce, non lo conosce, magari ha già fatto ricorso, che cos'è questo ACF. Poi mi occuperò un po' di titoli illiquidi, quindi i casi delle banche, non sono le uniche banche in Italia, perché una parte del contenzioso è localizzato geograficamente, è probabilmente a Treviso, si parla solo di Veneto Banca, e a Roma manco sanno che esiste Veneto Banca, non è una battuta, guardate che è veramente così, ma ci sono altre banche in giro per l'Italia che hanno problemi di liquidità di titoli, per esempio Banca Popolare di Bari, è un fatto notorio, un fatto pubblico, ma non è l'unico, tant'è vero che è stato creato un sistema per negoziare i titoli, perché il titolo è illiquido, significa che è facile comprarlo, che il denaro è il bene più liquido che c'è, ma è difficile venderlo, questo significa il liquido, quindi non rivedo i miei soldi, rimango con della carta straccia. Anzi, come sapete, siccome i titoli sono dematerializzati, non ho neanche il pezzo di carta, quindi in un impeto d'ira non posso neanche strapparli e bruciarli, non ho neanche questa soddisfazione, perché è tutto virtuale, tutto dematerializzato, si è svaporizzato il denaro e si è dematerializzato il titolo, io sono un po' avviato. Tema numero 3, l'informazione post-contrattuale, cioè la domanda è: la banca deve fornirmi informazioni solo prima che concludo il contratto o anche quando
dopo che ho concluso il contratto? Deve fornirmi informazioni prima di ogni singolo investimento o anche dopo ogni singolo investimento? Vedremo cosa dice la giurisprudenza, perché può essere un elemento, insomma, abbastanza importante da sollevare davanti a un giudice. Tema numero 5, un sottotema che mi sono segnato, il caso degli scavalcati. Sapete cosa sono gli scavalcati? Sapete che in Inghilterra bisogna rispettare le file, no? Queue, no? In Italia siamo un po' più flessibili sulle file, ma se una banca riceve degli ordini di vendita, io ho comprato degli strumenti finanziari, non ho più soldi sul mio conto corrente, ho 10 euro, però ho 100.000 euro investiti, mi servono i denari, chiedo alla banca di venderli. La banca mi risponde: caro signore, nessuno vuole comprarli, quindi non posso venderli. Non sono tanto contento, poi magari vengo a sapere che il giorno dopo, la settimana dopo, i titoli di un altro sono stati venduti. E questo è il tema degli scavalcati, che riguarda anche il caso delle banche popolari. Ci sono alcuni casi di dominio pubblico, proviamo a trattarlo brevemente. E poi il tema della prescrizione, vi dato, è naturalmente in parte trattato. Io posso avere tutti i diritti del mondo, ma se il mio diritto si è prescritto, non posso farci nulla. Allora, quanto lungo è il termine di prescrizione e da quando inizia a decorrere? Questi sono i temi che dobbiamo trattare. Allora, andiamo con ordine. Per capire le norme di comportamento, dobbiamo capire quali sono i servizi di investimento che vengono resi dalla banca. Le norme di comportamento sono cose molto operative, sono i seguenti. Uno, raccogliere informazioni. Due, dare informazioni. 3, individuare e gestire i conflitti di interesse. E 4, porre in essere solo operazioni adeguate o appropriate. Cosa vuol dire raccogliere informazioni? Che io, banca, siccome gestisco soldi altrui, devo capire chi ho di fronte. Ad esempio, se il mio investitore ha 94 anni, tendenzialmente investimenti di lunga durata non sono consigliabili. Magari portano anche fortuna, ma generalmente non sono adeguati, rispetto, perché la statistica dice che dovresti essere morto se sei uomo da 14 anni, se sei donna da 9, e quindi se blocchi i tuoi soldi magari per 5-10 anni non sono adeguati le linee appropriati. Quindi devo capire chi ho di fronte. Secondo, devo dare informazioni, vedremo poi casi concreti, cioè le informazioni vertono essenzialmente su che cosa? Sul soggetto che emette le azioni e le obbligazioni, e sul prodotto finanziario che io compro. Se io colloco dei prodotti finanziari e dico che tu stai comprando le azioni o le obbligazioni di un soggetto fallendo, probabilmente quel signore non comprerà le azioni o le obbligazioni. Qualcuno dice: stai parlando di casi di scuola? Non mi sembra che ciò sia avvenuto. No? Mi sembra, ad esempio, che un paio di banche del territorio abbiano strutturato due enormi aumenti di capitale esattamente nel 2013 e nel 2014, cioè due anni prima di essere andati in liquidazione coatta amministrativa, ma non sostengo che c'è un legame fra le due circostanze, no? Per esempio, i titoli Lehman Brothers sono stati ampiamente allocati esattamente un anno prima di quando Lehman Brothers è fallita. Sono eventi solo... non voglio suggerire la risposta, sto solo dicendo che sono stati ampiamente collocati nel 2007 e Lehman Brothers è fallita nel 2008. L'altro concetto è quello di conflitto di interesse, cioè quando colui che vende i prodotti finanziari ha un interesse a venderti. L'interesse è in re ipsa, perché ci guadagna le commissioni, ma alcune volte il conflitto di interesse è più radicale. Ad esempio, nel caso delle azioni di Banca Popolare, la banca è sia soggetto che emette le azioni, cioè le stampa, che soggetto che colloca le azioni, cioè soggetto che vende le azioni. Quindi c'è un conflitto di interesse fra il ruolo di colui che le stampa e il ruolo di colui che le vende. Detto in altre parole, per essere concreti, se io ho di fronte a me un investitore che ha 100.000 euro, ho interesse a collocare le mie azioni rispetto a quelle di un altro, perché in questo caso vengo finanziato. Evidentissimo conflitto di interesse. Allora, per capire come funzionano queste norme di comportamento, dobbiamo capire quali sono i servizi di investimento. Ve li illustro brevemente, sono contenuti nell'articolo 1 del testo unico della finanza. Il primo è l'esecuzione di ordini per conto dei clienti. Sono tutti definiti legislativamente, c'è proprio l'elenco della definizione. L'esecuzione si ha quando io dico alla banca: comprami dei titoli. La banca si limita a fare il passacarte. Valerio vuole comprare, mediante, che so, Intesa Unicredit, le azioni di Samsung. Samsung è quotata alla borsa della Corea. Io, tramite la banca, accedo alla borsa della Corea. La banca fa solo il passacarte. Questo è il servizio più basilare. Esecuzione di ordini, mero esecutore.
Il secondo servizio è la negoziazione, cioè cosa fa la banca? La banca ha già i titoli in portafoglio e me li vende direttamente. Allora, la banca ha 100.000 euro di titoli di Samsung, ce li ha già lei nel portafoglio e li vende a me. Io do 100.000 euro alla banca, la banca mi dà i titoli. Quindi in questo caso c'è un conflitto di interesse ancora più diretto, non va a ricercarli sul mercato, ma li vende direttamente. Poi c'è la, il collocamento, che si ha quando i titoli vengono offerti ad un ampio pubblico, ciò avviene nelle offerte pubbliche sostanzialmente, quindi nei casi di aumenti di capitale. Cosa fa la società? La banca è una società, deve finanziarsi, stampa delle azioni, che so, per 100 milioni di euro e deve trovare in giro tanti investitori che sottoscrivono queste azioni, quindi li vende ad un pubblico indistinto, ad un ampio novero di soggetti, ciascuno dei quali sottoscrive, che so, 10, 20, 30 mila euro di queste azioni. Poi c'è la consulenza anche quella è definita, c'è anche molta confusione sulla consulenza, è, dice la legge, una raccomandazione personalizzata relativa ad un singolo strumento finanziario. La banca ti dice compra le azioni Pirelli piuttosto che le obbligazioni Fiat. Questa è una raccomandazione personalizzata. Perché vi ho dovuto accennare brevemente a questa tematica così complessa e molto tecnica? Perché le norme di comportamento dipendono dal tipo di servizio che la banca rende. Capiamo subito la ragione. Se la banca fa il mero passacarte, c'è meno esigenza di tutela che quando la banca gestisce in piena autonomia il tuo patrimonio. Quindi le regole di comportamento variano a seconda del servizio che viene reso. Quindi voi dovete chiedervi, se vi capita di seguire qualcuna di queste cause, qual è il servizio che la banca sta rendendo. Quali sono queste regole di comportamento? Articolo 21 del TUF è il fondamento delle regole di comportamento. Dice quanto segue. La banca deve raccogliere informazioni dal cliente. Come avviene questa raccolta di informazioni? Cioè io, Valerio, ho 100.000 euro sul conto corrente, l'esempio di scuola è sottinteso, vado in banca e voglio investirli. La banca non può dire ok, compro lo strumento che piace a me. La banca deve dire chi sei tu, cioè deve capire che competenza ho e che esperienza ho in materia di strumenti finanziari. Non lo dico io, lo dice la legge della Repubblica Italiana, articolo 21. E quindi deve raccogliere informazioni. Normalmente ciò avviene mediante un questionario, un po' come i questionari assicurativi, cioè una serie di domande. Può essere o contenuto nel contratto o essere un documento separato in cui sostanzialmente ti chiedono che competenza hai in materia di strumenti finanziari, quindi conosci le azioni, conosci le obbligazioni, conosci i derivati, conosci i fondi. Poi, che esperienza hai in materia di strumenti finanziari? Quali strumenti finanziari hai comprovenduto? Tu rispondi sì, no, sì, no. È un documento di una pagina, di due pagine, di tre pagine, nel quale poi viene indicato anche essenzialmente il livello di rischio che tu sei, intendi assumerti. Livello di rischio che può essere naturalmente molto vario. Allora, quando voi vi occupate di queste questioni, dovete chiedervi dove è il questionario MiFID. Se non lo trovate, suppongo che la maggior parte di voi naturalmente lavori sul lato dell'investitore, qualcuno lavora anche sul lato banca, quindi dovete chiedervi due questioni. Se non lo trovate nel vostro atto di citazione, dopo le eccezioni relative alla nullità del contratto, potete scrivere, si contesta, che non c'è il questionario MiFID. Perché se non c'è il questionario MiFID, c'è una norma del regolamento CONSOB, che è l'articolo 39. Allora, regolamento CONSOB è il regolamento cosiddetto intermediari, che è il regolamento 16.190 del 2007. Naturalmente, se l'investimento è anteriore al 2007, si applica il regolamento previgente, ma non complichiamo troppo. Cosa dice? Dice quanto segue, che quando gli intermediari, le banche, non ottengono le informazioni, si astengono dal prestare i servizi di investimento. Cioè, non poteva la banca, c'è scritto proprio così, comprare azioni, obbligazioni, fondi, quant'altro abbia comprato. Allora sollevate l'eccezione, perché se non c'è la prova della raccolta di informazioni, la banca ha agito in violazione di un regolamento. Allora la domanda è, se c'è un regolamento che vieta di fare un qualcosa, che cosa succede quando la banca, ciò nonostante, compie un atto che è vietato non dalla legge, ma dal regolamento? Secondo me si può sostenere anche la tesi che addirittura è nulla l'operazione o in subordine, lo mettiamo sempre, chiediamo
il risarcimento del danno. Le varie domande che trattiamo oggi possono essere esposte, anzi devono essere esposte, anche in via subordinata. Nel dubbio non è molto elegante, le mettiamo tutti prima che il giudice le domande, prima che il giudice, fondandosi sul principio della domanda, noi abbiamo detto la parolina magica risoluzione, magari rimedi tutto quello della risoluzione, magari rigetti la domanda. Però in linea di principio, conseguenza, ha detto la Cassazione, la 20.725 del 2007, la conseguenza della violazione delle norme di comportamento è il diritto a ottenere il risarcimento del danno. Poi guardiamo cosa c'è scritto in questo questionario MIFID. Beh, possiamo trovarne varie di fattispecie. Ad esempio, non è firmato, deve essere firmato il questionario MIFID, ma io penso che debba essere firmato, e se è contenuto nel contratto probabilmente è firmato il contratto, o se potete sollevare comunque l'eccezione che dovrebbe essere firmato il questionario MIFID. E poi iniziamo a leggerlo questo questionario MIFID. Allora si può, sono nella pratica fattispecie di ogni genere. Ad esempio, ricorre abbastanza frequentemente che a tutte le domande del questionario MIFID abbia risposto sì. In ipotesi, una vecchietta di 94 anni con la terza elementare, che era solo risparmiato un po' di soldi, inizia a investire per la prima volta a 92 anni e dichiara nel questionario MIFID di conoscere tutti gli strumenti finanziari esistenti sulla faccia della terra. Potevano porla per il Nobel per l'economia, perché anche Warren Buffett magari c'è qualche strumento finanziario che non conosce. Oppure alcune volte il conto è contestato, Tizio e Caio, magari, che so, sono padre e figlio, e il questionario MIFID è esattamente uguale per tutte e due. Beh, è abbastanza, c'è il proverbio che dice tale il padre e tale il figlio, però mi sembra abbastanza, non so se sia applicabile, mi sembra abbastanza strano, no? Magari uno è professore ordinario di economia a Harvard e l'altro magari fa l'idraulico a San Donà di Piave, e in ipotesi, per esempio, il livello di istruzione non è esattamente lo stesso. Poi dobbiamo distinguere tra dichiarazioni, diciamo, di scienza e dichiarazioni di tipo diverso. Per esempio, se io dichiaro di essere laureato, questa dichiarazione è un profilo MIFID, qual è il tuo livello di istruzione? Elementari, medie, superiori, laurea, premio Nobel, Se io dichiaro di essere laureato e invece ho la quinta elementare, questa dichiarazione non risponde al vero, ma siccome è una dichiarazione che concerne un fatto, posso fornire la prova contraria, cioè posso dire al giudice: caro giudice, non è vero quanto è stato scritto nel questionario MIFID. Qui però c'è una norma di questo regolamento degli intermediari che dice che gli intermediari, le banche, possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Quindi in realtà il regolamento Consob rende difficile fornire la prova contraria, perché tu puoi anche dire: io ho dichiarato di essere laureato, e in realtà è solo la quinta elementare, ma anche se fornisci la prova al giudice, il giudice può dire: beh, però se l'hai dichiarato tu nel questionario MIFID, la banca mica è andata a indagare se eri effettivamente o meno laureato. C'è questa norma, naturalmente, che tutela molto le banche. Cos'altro posso suggerirvi sul questionario MIFID? Poi vedremo alcuni spunti, alcuni recenti anche dell'ACF, però direi che la checklist è la seguente: 1. Se c'è; 2. Se è firmato; 3. Se contiene affermazioni che non corrispondono al vero; e direi l'ultima, ci dà uno spunto recente anche l'abito per le controversie finanziarie, se appare non attendibile in termini assoluti. Perché un caso recentissimo, non sono esempi di scuola, di una signora 88enne, la quale ha dichiarato di avere un profilo dinamico, nel questionario MIFID risultava avere un profilo dinamico, e risultava voler fare investimenti di media durata, appunto, superiori ai 60 mesi, e quindi il questionario MIFID c'era, il questionario MIFID era firmato. Il questionario MIFID però non corrispondeva alla realtà delle cose. La CF ha detto: attenzione, che non è poi così vero che se è corretto quello che dice il regolamento Consob, ma se è palesemente inattendibile si può ritenere che sia stato compilato da qualcun altro. Perché in realtà la verità vera è che normalmente i questionari MIFID, ce l'ho con le banche, sto ragionando con voi, sono tendenzialmente predisposti. Ad esempio, se il questionario MIFID è già prestampato e l'X sono tutte già apposte per computer, sicuramente è stato fatto sulla base di un computer fatto dalla banca, oppure se dove c'è la firma, prima della firma c'è la X, perché
Naturalmente, quando uno va in banca, gli viene sottoposto un documento, dicono fermi qua, fermi qua, fermi qua, fermi qua, fermi qua. No, e allora, siccome poi uno un po' ti mettono anche la X vicino, così tu capisci come gli analfabeti dove devi firmare. Qualche volta a me viene la tentazione di aggiungere un'altra X e di dire che sono analfabeta anch'io. Perché i contratti si dovrebbero leggere, non lo dico io, ma lo dice l'articolo 1372 del Codice Civile, che dice che hanno forza di legge fra le parti, e anche l'articolo, codice la legge, 1725, non si può fornire la prova contraria rispetto alle risultanze del contratto. Quindi se hai scritto una cosa, il contratto è fonte di obbligazione, tranne che riesci a risolvere il contratto, annullarlo, però l'annullamento si può fare per dolo, violenza, e quindi sono elementi abbastanza difficili normalmente da dimostrare. Prima regola, raccolgo informazioni. Seconda regola, do informazioni. Queste informazioni, secondo me, devono essere relativamente alla singola operazione, non prima della conclusione del contratto quadro. Il contratto quadro, articolo 23 del TUF, è un lungo pezzo di carta, 20, 30, 40 pagine, che nessuno legge, che non muove un euro. Il contratto che muove denari sono i singoli ordini di borsa, sono i singoli investimenti che faccio. Posso fare un contratto quadro e poi non comprare mai strumenti finanziari. È un contratto quadro come il conto corrente. Io apro un conto corrente, ma posso tenerlo lì per 10 anni senza muovere un euro. Se voglio fare delle operazioni, si chiamano nel contratto di conto corrente ad debiti, quando vado sotto zero o quando prelevo, o ac crediti, quando ce li metto sopra. Lo stesso vale nel contratto quadro dell'intermediazione finanziaria. Cosa posso fare? Io compro, trasformo il denaro in strumenti finanziari, investimento, o faccio un disinvestimento, ritrasformo gli strumenti finanziari in denaro, ma sono operazioni attuative del contratto quadro che sono formalmente separate. L'avvocato Davila ci ha già detto, il requisito di forma scritta vale per il contratto quadro, non vale tendenzialmente per gli ordini di borsa. Altra regola è quella di identificare e gestire i conflitti di interesse. Sono cose molto concrete questi conflitti di interesse. Per esempio, nel caso Cirio, che è stato uno degli scandali principali di alcuni anni fa, che cosa è successo? Che Cirio era una società che produce alimenti. Cirio aveva più di 1 miliardo di euro di debiti con le banche. Cirio stava per fallire, e se un soggetto fallisce non paga più. I creditori, se non sono assistiti da garanzia, fanno domanda d'ammissione al passivo come creditori Cirio Affari. Riassumo, non vedi un soldo. E allora, o vedi il 2%, il 7%, il 5%, l'11% dopo 18 anni. Allora cosa hanno fatto le società del gruppo Cirio? Hanno fatto quanto segue. Hanno strutturato per conto del gruppo Cirio un'emissione di obbligazioni, cioè hanno fatto stampare a delle società del gruppo Cirio dei pezzi di carta che si chiamano obbligazioni per un valore di circa 1 miliardo di euro, e hanno collocato, venduto queste obbligazioni a tante persone che hanno voluto sottoscrivere. A questo punto cosa ha fatto la gente? Ha acquistato obbligazioni di Cirio, cioè con i propri risparmi ha comprato le obbligazioni nel portafoglio dei pezzi di carta che si chiamano obbligazioni Cirio. Con i soldi incassati Cirio li ha restituiti alla banca, per cui le banche hanno risolto il problema del loro debito. Il problema è che a questo punto i debitori sono diventati gli obbligazionisti. 2410 seguenti del Codice Civile, obbligazionista colui il quale presta dei denari a un determinato soggetto. Poi il gruppo Cirio ha fallito, non si chiama fallimento perché poi adesso c'è il politicamente corretto, adesso cambiano i nomi, perché per esempio per le quattro banche si chiama risoluzione, il diritto comunitario chiama risoluzione, per le persone consumatori si chiama sovraindebitamento, ma sempre quello è, non sei in grado di onorare i tuoi debiti, e a questo punto naturalmente, evidentemente, se tu hai in mano un'obbligazione ma il debitore non paga, diciamo non tieni la restituzione del capitale, neanche il pagamento degli interessi. Oppure, altro esempio, sono cose molto concrete di conflitto di interessi, nel caso delle banche popolari, le banche popolari venete dovevano finanziarsi, e che cosa hanno fatto? Hanno strutturato appunto aumenti di capitale, quindi hanno stampato azioni e obbligazioni, le hanno vendute al pubblico. Qui il conflitto di interessi risiede nel fatto che le banche hanno venduto le proprie azioni e obbligazioni, perché normalmente sono tre soggetti: l'emittente, cioè Pirelli, Valerio che ha 10.000 euro sul conto investitore, e in mezzo l'intermediario, cioè Valerio va da banca, Banca di Venezia, e mediante Banca di Venezia compra le azioni e le obbligazioni di un terzo soggetto. Ma se Valerio compra le azioni di Banca Popolare di Vicenza,
I soggetti sono due, perché Banca Popolare di Vicenza è contestualmente sia stampatore delle azioni, emittente, che intermediario, cioè venditore delle azioni, ma evidentemente interessa collocare le proprie azioni perché in questo modo incassa dei denari. Contratto di intermediazione finanziaria c'è. C'è sempre anche il contratto di deposito di titoli in amministrazione. Il contratto di deposito di titoli in amministrazione è disciplinato nell'articolo 1838 del Codice Civile ed è un contratto bancario, perché quando io ho comprato le azioni o le obbligazioni le devo mettere da qualche parte. È tutto virtuale perché è dematerializzato, ma si ha un dossier titoli, è un contratto in forza dei quali tu puoi vedi sul tuo computer, ti viene mandato il rendiconto, che hai 10 azioni Fiat, 100 azioni Pirelli, 20 obbligazioni di un altro soggetto. Questo contratto è un contratto tendenzialmente bancario, anche se è un servizio accessorio nella prestazione dei servizi di investimento. Allora chiedetevi, domanda che dovete farvi è: dov'è il contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento? Dov'è il contratto di deposito di titoli in amministrazione? Dove è il questionario MiFID? E poi dove sono gli ordini di borsa, perché il contratto quadro non muove un euro, è un contratto che non muove un euro. Occorre che 10.000 euro dal mio conto spariscano e si trasformino in strumenti finanziari. Affinché ciò avvenga occorre una dichiarazione di volontà che si chiama ordine di borsa. Adesso non c'è più la borsa, c'è ancora, ma ci sono vari mercati, e occorre un pezzo di carta dove io ho scritto comprami 100 azioni Fiat. Negli aumenti di capitale questo ordine di borsa si chiama normalmente scheda di adesione all'aumento di capitale, sempre è un pezzo di carta di una pagina o due in cui si dice: io Valerio voglio comprare mediante te intermediario 100 azioni o 100 obbligazioni di quel determinato soggetto. Non c'è requisito di forma scritta, ma occorre che ci sia l'ordine di borsa, perché nessuno può venire a frugare sul mio portafoglio se io non gli ho dato sostanzialmente il consenso. Beh, qualcuno lo fa quando fa phishing, no? Sapete, adesso una volta si assaltavano le banche col Kalashnikov, adesso t'arrestano, non si riesce più, c'è il DNA, ci sono le celle telefoniche, allora diciamo la malavita cerca di svuotarti il conto mediante il phishing, diciamo. Ma sarebbe un'operazione non autorizzata sia dal punto di vista del diritto bancario, ma anche degli investimenti in strumenti finanziari. Nessuno può compiere per te investimenti senza il tuo consenso, quindi occorre che ci sia un ordine di borsa. Quando io do un ordine di borsa trasformo il mio denaro in strumenti finanziari, è molto più pericoloso del contratto quadro. Il contratto quadro non muove un euro. L'operazione pericolosa è quando compro 100.000 euro di obbligazioni Cirio o di azioni di Banca Popolare di Vicenza. Perché? Perché trasformo il bene più liquido del mondo in un pezzo di carta e non so se il valore incorporato nelle azioni riflette il valore reale della società e non so quali sono i rischi collegati all'investimento. Allora, il legislatore, tutto di derivazione comunitaria, ha detto: signori, occorre che voi banche, quando prestate servizi di investimento, verifichiate sempre che ogni singola e specifica operazione, anche se compro BOT o CCT, sia adeguata o appropriata al profilo di rischio dell'investitore. Allora, nel questionario MiFID ti ho fotografato e capisco quali sono le caratteristiche, qual è il tuo livello di competenza ed esperienza. Poi ti posso vendere, questa sarebbe la terminologia civilistica, oppure collocare, questa sarebbe forse la terminologia del tuffo, oppure rifilare, questa sarebbe un pochino, diciamo, la terminologia un po', diciamo, un po' dai bassi fondi, gli strumenti finanziari che sono solo adeguati alle tue caratteristiche. Come funziona questa verifica di adeguatezza? Funziona così, sono gli articoli 39 e seguenti di questo regolamento, che la banca, rispetto a ogni singolo investimento, deve valutare se è per te adeguato o appropriata. Non entro nei tecnicismi perché veramente di dettaglio più o meno si equivalgono. Nel caso di adeguatezza la verifica è un po' più ampia, nel caso di adeguatezza è un po' più ristretta. Ma che cosa succede se un'operazione risulta inadeguata a un investitore? Per esempio l'investitore vuole fare investimenti poco rischiosi e accetta pure di avere poco rendimento, perché se l'investimento ti dà poco rendimento è poco rischioso,
Oh, sembra una banalità, la maggior parte delle persone crede al contrario. Cioè, segue, pensa di poter guadagnare tanti soldi facilmente. Ve lo dico io, non è possibile. Non perché lo dico, perché lo dice la matematica, l'economia. È impossibile guadagnare tanti soldi senza rischiare. Per esempio, se io faccio il bandito, vado a rapinare banche, se mi va bene porto via 1 milione di euro. Però magari mi arrestano pure, prendo una pallottola da un poliziotto in faccia, oppure cioè, ci sono dei rischi, abbastanza. Se no, ditemelo, se c'è un modo di guadagnare soldi facile senza rischi, ditemelo, perché io lo sto ancora cercando, cambio subito lavoro. Allora, non esiste, perché se il rischio è elevato, c'è un alto rendimento, è matematico. Allora, se una persona ha detto voglio solo non rischiare nulla, e poi risulta invece che ho comprato un titolo particolarmente rischioso, che contestazioni posso sollevare? Fra le altre, forse, che quel singolo investimento non è adeguato, appropriato rispetto al mio profilo di rischio. E quindi cosa succede? Succede che posso chiedere il risarcimento del danno alla banca. Esistono però un'altra categoria di operazioni che, nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini, cioè quando il servizio di investimento è quello più basilare reso dalla banca, non vanno rispettate queste regole di verifica dell'adeguatezza o dell'appropriatezza, ma se leggete attentamente i regolamenti Consob, tranne che si tratti di prodotti complessi, perché se il prodotto è complesso vanno sempre rispettato. Ad esempio, nel caso di titoli illiquidi, come quello delle banche popolari, il titolo è per definizione complesso. Perché? Perché un titolo che tu fai fatica a rivendere incorpora dei rischi di non poter ritornare in possesso dei tuoi denari. Quindi, dicono questi regolamenti, va rispettata almeno la regola di adeguatezza. Allora, la verifica che dovete fare voi è dove c'è un pezzo di carta che mi dimostra che la banca ha verificato che quel singolo investimento è adatto per le mie caratteristiche. Non mi pare che ci siano regole fisse, lo ricordava l'avvocato Davila. Voi normalmente troverete un ordine di acquisto di una pagina in cui viene indicato: ho fatto la verifica di adeguatezza e il prodotto risulta o adeguato per te o non adeguato per te. Se risulta adeguato, dobbiamo vedere se era realmente adeguato. Se risulta non adeguato, può la banca investire lo stesso i tuoi denari? Io ho un livello di rischio basso, non voglio rischiare. La banca mi suggerisce di comprare azioni di una banca o di un altro emittente rischiosissimo e risulta che l'operazione non è adeguata, può la banca comprare lo stesso gli strumenti finanziari? Secondo me, Valerio, quanto ne ha capito, non può farlo, perché la legge questi regolamenti dicono la banca fa la verifica di adeguatezza e poi non dice se l'operazione non è adeguata non può farla, tace, andatevelo a leggere, ma dice quanto segue, che nei casi in cui è necessaria una verifica di appropriatezza, che è un po' più o meno severa della verifica di adeguatezza, se non è appropriata la banca basta che ti avverta. Ma scusate, se basta un avvertimento nei casi di non appropriatezza, nel caso di non adeguatezza, forse non basta un avvertimento, forse logica vorrebbe che la banca non possa compiere l'operazione. Però forse il tema, correggimi, ma non è stato ancora affrontato in modo così chiaro dalla Corte di Cassazione, è talmente centrale questo tema. Carissimi, cos'altro posso dirvi? Ombudsman giuribancario, faccio esempi concreti, vi do il riferimento, 12 dicembre 2016, allora l'ombudsman è stato abrogato, adesso c'è l'ACF, a sede a Roma, presso la Consob, è un collegio di 5 persone, sono persone esperte della materia, ha un limite di valore fino a 500.000 euro, se andate presso l'ACF soddisfate il requisito di procedibilità ai sensi della legge sulla mediazione, che è obbligatoria, perché la mediazione è obbligatoria in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari. Potete andare presso qualsiasi organismo di mediazione, lì c'è il verbale di fallita conciliazione se una parte non si presenta oppure se presentandosi dice che non vuol partecipare. Qui invece decidono, prendono una decisione, sono decisioni, fatto, diritto, dispositivo, accoglie il ricorso, non accoglie il ricorso, se accoglie il ricorso per l'effetto condanna che so la banca a risarcire 50.000 euro di danni. Quindi esiste questo strumento, costa 0 euro, non pagate il contributo unificato, non so come si orienteranno per le spese legali,
non le danno, l'ABF non le dà, quindi sotto questo profilo mi rendo conto che per i colleghi avvocati è meno interessante, perché un organismo che non ti riconosce le spese processuali evidentemente poi non c'è il beneficio di ottenere un giusto, in ipotesi, compenso per la propria attività. Prima della CF c'era l'ombudsman. Perché vi parlo dell'ombudsman? Non perché mi interessi la storia del diritto, ma perché trovate tutte le decisioni dell'Ombudsman e della CF sul sito, quindi è una fonte di informazioni molto importante. Cosa è successo? Un signore va in banca, dà ordine di comprare 100 azioni di Banca Popolare di Vicenza, ogni azione costa 62 euro, spende 6.250 euro. È un nuovo socio, prima non aveva mai comprato azioni di Banca Popolare di Vicenza, le compra in sede di aumento di capitale, cioè quando la banca ha stampato azioni, non mi ricordo, 100 milioni di euro, non le sottoscrive tutt'uno, devi essere ben ricco, no? Però di 25.000 di qua, 30.000 di là, alla fine riesco a collocare le mie azioni. Lo firma questo signore la scheda di adesione, la dichiarazione di volontà di partecipare all'aumento di capitale, un documento banalissimo. Nella scheda di adesione c'è scritto: siccome tu sei un nuovo socio, noi, per rispetto nei tuoi confronti, adesso romanzo un po', ma la logica è questa, prestiamo nei tuoi confronti il servizio di consulenza, cioè ti diamo una raccomandazione personalizzata sull'investimento. E poi c'è scritto, è suicida questa scheda di adesione, è confessore, c'è scritto: se l'operazione è inadeguata al tuo profilo di rischio, cioè tu sei un po' piccolo risparmiatore e i titoli sono rischiosi per capirci, noi non daremo corso all'operazione. Firma la scheda di adesione, un minuto dopo gli fanno firmare un preordine in cui c'è scritto: operazione non adeguata, non è adeguata al tuo profilo di rischio, vuoi procedere lo stesso? E lui firma sotto: sì, comprale, non è adeguata, chi se frega, mi piace giocare alle slot machine, compro anche le azioni della tua banca. Allora, cosa dice l'ombudsman? Dice l'ombudsman che sì, la stessa banca ha detto che non venderà prodotti non adeguati, non può poi un minuto dopo contraddirsi e fare firmare un altro documento in cui consente a quella persona di porre in essere un'operazione non adeguata, perché dice il documento sul quale ti sei basato era quello, la scheda di adesione, in cui si diceva: ti proporrò solo strumenti per te adeguati. Qual è la verità vera? È che forse esistono dei strumenti finanziari che non sono adatti per nessuno, perché se uno strumento finanziario è carta straccia, forse si dovrebbe avere il coraggio di dire che gli strumenti finanziari non si possono vendere, perché altrimenti non si capisce perché non si possano vendere le armi. Magari negli Stati Uniti sì, in Italia non si possono vendere le armi, no? Puoi prenderti il cianuro in farmacia e non si capisce perché uno invece possa comprare dei pezzi di carta i quali non hanno nessun valore. Però io, come voi, umilmente cerco di capire queste leggi e regolamenti. Secondo tema, qualcosina sulla giurisprudenza della CF con esempi concreti per capire. Questo CF, andatevelo a leggere, se trattate di questi casi è utilissimo e anche molto coraggioso, devo dire. Le prime decisioni che sono uscite sono molto favorevoli all'investitore. Decisione numero 34 del 2017, vi basta il numero e l'anno, le trovate tutti, funziona il motore di ricerca, digitate la parola che vi interessa, sono anonimi i nomi delle parti, ma non interessa il nome delle parti. Cosa succede? Un signore fa due operazioni di acquisto di strumenti finanziari, prima nel 2012 e poi nel 2014. Qui non c'è un problema di contratto quadro, è perfettamente valido. Per due volte compra le azioni di un certo soggetto e nel primo caso sotto forma di consulenza, la banca presta un servizio di consulenza, nel secondo caso sotto forma di servizio di collocamento, cioè vendita, aumento di capitale per capirci. Qui c'è uno spunto interessante, perché la CF dice: nel servizio di collocamento è quasi sempre implicito anche un servizio di consulenza, perché la banca che colloca, cioè che vende dei prodotti di un altro soggetto, non può non consigliarti sostanzialmente anche di comprare quegli strumenti finanziari. E va a vedersi la CF il questionario MiFID. Questo signore nel questionario MiFID, questo elenco, io so qual è il tuo reddito annuale, 3.000 euro, e allora, e poi magari metto tutti i miei risparmi lì dentro, di questo stiamo parlando. Domanda: quali strumenti finanziari conosci?
Lui sui contratti derivati, che sono delle cose di una complessità allucinante, mette un po' di crocette sì, un po' di no. Allora dice, ma conosco i derivati quotati, non li conosco, sono quelli più semplici. Però conosco i derivati impliciti negli strumenti finanziari strutturati. Mortacci tua, ti diamo il premio Nobel a Harvard, perché poi un altro gli piaceva, un altro gli piaceva. Cioè proprio avanti, uno sì, uno no, cioè come le parole crociate, no? Almeno per te li concentrare. Poi nel questionario MIFID gli chiedono, non un esempio di scuola, gli chiedono, senti, qual è il tuo livello di istruzione? Allora c'era medie, superiori, laurea, dottorato, e poi c'era altro. E ha messo altro. Allora, già uno deve capire. Allora, già chi ha scritto il questionario MIFID, no, perché altro, cioè non volevano mettere analfabeta perché stava male, no, bisogna essere loro, gli mettono, altro. Poi magari è stato bocciato in quarta elementare e si è fermato, no, poi magari è miliardario, però insomma, poi... Allora dice, mi sembra un elemento abbastanza importante, dice la CF, per capire se sei in grado di comprendere, perché poi la normativa dice che l'investitore deve essere in grado di capire i rischi delle operazioni che compie. Allora dice, qui mi sembra insomma che ci siano, non sia stata raccolta, attenzione, le informazioni sulle caratteristiche dell'investitore, poi profilo della dazione di informazioni, ha comprato dei titoli liquidi, qua vi segnalo che esiste una comunicazione della Consob, che è il numero 90-19-104, che dice, quando voi banche vendete titoli liquidi, cioè titoli che è facile comprare ma è difficile rivendere, dovete dare una serie di informazioni molto analitiche, lungo 10 pagine questo documento, molto specifiche. Non è stata data nessuna informazione, quindi è stata violata anche questa comunicazione Consob. In un qualche documento nel contratto quadro viene indicato che cos'è il rischio liquidità. C'è scritto, sono questi contratti lunghissimi che non legge nessuno, il rischio liquidità significa che potresti avere difficoltà a vendere lo strumento finanziario, ma lo dice in generale. È come se uno vada ad un avvocato a chiedere un parere e gli dice, guardi, ti do il codice. Guardate tu, c'è scritto, il codice dice che le obbligazioni devono essere adempiute. No, è un pochino più complesso. Poi gli danno la scheda prodotto, che è un documento in cui devono descrivere le caratteristiche dello strumento finanziario. La CF dice, non basta la scheda prodotto e non basta nemmeno il riferimento al prospetto. Quando c'è l'aumento di capitale bisogna pubblicare un prospetto. Questo prospetto, ai sensi dell'articolo 94 TUF, viene depositato presso la Consob, ed è un documento di 1000 pagine in cui vengono nucleati tutti i rischi. Cioè, se un meteorite colpisce la sede della banca, la banca fallisce e quindi non ti possono rimborsare le obbligazioni. Tutto c'è, tutto. Se viene uno tsunami sulla borsa di Tokyo, può darsi che per 34 minuti non ti restituiamo gli interessi. È quello che in ambito farmaceutico si chiama bugiardino. Tu prendi l'aspirina, uno su 74 milioni gli è scoppiata la testa. Così, se per caso poi ti scoppia la testa, non puoi dire che non ti avevo avvertito. Ma cosa dice la CF? Che tutta la documentazione standard, sostanzialmente, quindi quella contenuta anche nel contratto, tipo informativa precontrattuale, o il rinvio al prospetto, che non viene consegnato, perché sono 1000 pagine, ti spacchi la schiena se esci dalla banca con il prospetto. C'è scritto, dichiaro di aver preso visione del prospetto, ma se manco leggi quello che firmi. Tutte queste indicazioni, o per relazione, o generiche, che non si riferiscono al singolo specifico investimento, non soddisfano in modo sufficiente l'obbligo informativo della banca, cioè non valgono a ritenere adempiente l'intermediario. Quello che dice l'articolo 21, devi fornire specifiche informazioni sulle caratteristiche dello strumento finanziario. Per cui a questo signore cosa fanno? Risarciscono il danno e in questo caso il risarcimento va benissimo, perché la CF gli ordina alla banca di pagare 26.500 euro, che erano esattamente l'importo che era stato investito negli strumenti finanziari, perché noi oggi parliamo, avvocato Davilla, di nullità del contratto, io più di appunto obblighi informativi, quindi nella fase attuativa, l'effetto e il risarcimento del danno, ma dal punto di vista del risultato economico, che il giudice dichiari la nullità o la risoluzione o l'annullamento, oppure condanne a risarcire il danno, è la stessa cosa, perché dichiara la nullità del contratto e, virgola, per l'effetto
condanna le parti alle restituzioni, e le restituzioni equivalgono tendenzialmente al risarcimento danno. Semplifico, in altri casi non è così, però in questo caso è andata bene all'investitore perché il danno equivaleva all'importo degli investimenti che nel caso di specie hanno perso tutto il loro valore. Non sempre perdono tutto il loro valore, o non sempre, diciamo, lo perdono subito. Se c'è una liquidazione coatta, per esempio, per fare un esempio che non ha nessun legame con l'attualità odierna, mi pare conclamato, no, che non abbia più nessuno valore gli strumenti finanziari, o se c'è una dichiarazione di fallimento. A dire la verità, anche di tanti fallimenti li suscitano, lo sapete, qualche volta, perché per esempio in senso dell'articolo 118 della legge fallimentare il curatore non ha sempre l'obbligo di chiedere e ottenere dal registro delle imprese la cancellazione della società dal registro delle imprese, perché c'è stato il fallimento, teoricamente soddisfatti i creditori, uno può riprendere a svolgere la propria attività, quindi sono due profili diversi. Del resto, ad esempio, nel caso delle banche popolari venete, le azioni ed obbligazioni esistono in natura, cioè anche se valgono zero, voi siete ancora titolari di azioni e di obbligazioni. Non nel caso delle quattro banche risolte, Banca Etruria, Carichieti, perché in quel caso, a forza della normativa comunitaria, ci sono proprio degli articoli appositi che stabiliscono che le azioni quali strumenti finanziari e le obbligazioni quali strumenti finanziari sono azzerati, quindi non esistono più in natura. Altro esempio sempre dalla prassi, decisione ACF, vi do solo degli spunti, numero 37 del 2017. Una signora a più di 80 anni, ve l'ho già accennato, ha problemi di salute, ha difficoltà di deambulare, ma la banca è molto diligente perché questa signora è abbastanza benestante, quindi si recano presso questa signora e le fanno firmare tutta una serie di documenti, contro documenti, forse la nozione, diciamo, di offerta fuori sede, perché difficilmente la casa di questa signora è la sede legale, la dipendenza di una banca. Questa signora dice: mi raccomando, io non ho figli, voglio devolvere tutto il mio patrimonio, i miei soldini, quello che ho, una onlus. No. Allora sta facendo costituire una onlus, diciamo, ad hoc, e quindi mi raccomando, i miei soldi non investiteli assolutamente in strumenti rischiosi, e investiteli in strumenti che possono essere liquidati velocemente e senza perdite eccessive, perché poi quando abbiamo la onlus vendo tutto e devolvo tutto alla onlus. Però questa signora è più di 80 anni, ci vede un po' male, è mezza allettata, e non è che verifica che lei nel questionario MiFID scriva esattamente queste circostanze, cioè che tipi di rischi vuoi assumerti, rischio bassissimo, voglio comprare super strumenti super sicuri, ma mette le crocette un po' a caso, le fanno firmare. Che cosa succede? Succede che questa signora, che camperà, spero, adesso è arrivata a 88 anni, con un po' di fortuna arriva anche a 120, con buona pace della onlus, firma tutto quello che gli viene detto di firmare, e a un certo punto fa in 8 anni 150 operazioni su strumenti finanziari. Non so voi se ne facciate, qualcuno ne fa anche di più, però insomma è un discreto numero, quindi ne fa una quindicina all'anno. E che cosa succede? Succede che continua a compravendere strumenti finanziari, risulta poi dal rendiconto. Allora, se voi avete un conto corrente, avete l'estratto conto, che è disciplinato nell'articolo 119 del TUB. Se voi avete un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento, avete il rendiconto, che è la stessa roba, è l'elenco delle operazioni, dei titoli che avete comprato e venduto. Questa banca continua a vendere i titoli, gli strumenti finanziari di questa signora, e naturalmente applica delle commissioni, perché più tu movimenti il portafoglio, più applichi commissioni. Inoltre spesso compra delle obbligazioni che hanno una certa durata, 5 anni, 8 anni, vengono vendute prima. Se le vendi prima perdi una parte dell'investimento, perché smobilizzi prima, ed infine non si curavano gli investimenti di quello che c'era scritto nel profilo di rischio, perché alcune volte compravano strumenti di breve durata, altre volte di lunga durata, ma più o meno io penso che il questionario MiFID debba indicare il tuo orizzonte, diciamo, temporale. Allora, che cosa dice l'ACF? Dice quanto segue, la banca si difende, dice: ma scusate, questa signora dice adesso che voleva investimenti con basso livello di rischio, orizzonte temporale breve, però ecco qua il questionario MiFID, firmato da questa signora, autenticato da notaio, sto scherzando, si va davanti al notaio,
non c'è un problema formale in cui c'è scritto quello che vi dicevo prima, profilo dinamico, una signora più o meno allettata, ma insomma non è che ti devi muovere, insomma, e poi c'era scritto 30% del mio patrimonio a lunga scadenza, cioè in realtà rispetto alla reale volontà di questa persona il documento diceva qualcosa di diverso. Allora, chi vince? Vince quanto tu dichiari o vince le tue reali intenzioni? No, voi sapete, gentili colleghi, che in genere la prova del dolo o degli elementi psicologici è estremamente difficile, perché o vengono estrinsecati oppure carta canta, sostanzialmente, norme che riferivo prima, è impossibile fornire la prova, molto difficile fornire la prova contraria. Qui, incredibilmente, la CEP, non so se l'avevi già vista, è molto interessante, dice che è ragionevole che il profilo MIFID non sia stato scritto da questa signora, perché è assolutamente incompatibile con le condizioni personali di questa signora, che ha 88 anni, non può aver voluto investimenti di quel tipo, e quindi non dice che non è affidabile, e quindi ritiene responsabile la banca per tutte le perdite derivate da questi investimenti. Come si difende la banca? Dice: ma signor giudice, qua non è nemmeno un giudice, è un arbitro, una mediazione, però un collegio che decide che ha dato ragione. Caro CF, però guarda che questa signora si lamenta, non è che dice che ti servono i soldi, che sei vecchia ormai, no, non lo dice così, no, non l'hai neanche pensato, ci mancherebbe altro, lo vogliamo naturalmente quello che uno pensa dentro di sé, non possiamo supporlo, insomma. Però dice: ma guarda che questa signora ha fatto guadagnare, mi ha dato 100.000 euro, adesso ne ha 110.000 sul portafoglio, quindi che danno, che vuoi da me? No, ti ho fatto guadagnare. No, attenzione signori, il danno non è solo la perdita in termini secchi, è anche il mancato guadagno. Vero è che il patrimonio era rimasto più o meno sugli stessi livelli o addirittura era leggermente cresciuto, ma se tu non avessi compiuto tutte le operazioni che hai compiuto, non avresti ad esempio addebitato commissioni. Quelli sono costi vivi che ha subito. In alcuni casi hai venduto le obbligazioni anticipatamente, c'è la prova provata che quella singola obbligazione ti ha fatto perdere i soldi. Poi magari con delle altre ne hai guadagnate di più. Mentre parlo mi viene in mente, pensate, gli hanno fatto sottoscrivere 9 polizze vita a questa signora, tanto che porta bene, magari poi a favore di chi non ci aveva figli, no? Magari, poi dovevo vedere se sono le polizze a sua insaputa, devo dirlo anch'io, se l'avessi conosciuta, falla a mio favore, sono gentile, ti accompagno pure al parco, se la fai a mio favore la porta. Io ringrazio, sono educato, Allora, alla fine, condanna a risarcire il danno. Allora, siccome devo parlare anche un po' di risarcimento del danno, che sono tematiche di una complessità incredibile, se fatte poi approfonditamente, il danno quanto ammonta? Qua la CF, forse lo dico col massimo rispetto della CF, conosco un paio di componenti, lo fa in via equitativa. Dice: in via equitativa da riconoscere 60.000 euro a questa signora. Attenzione, gentili colleghi, il danno in via equitativa può essere liquidato, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile, se lo andiamo a leggere, c'è scritto così: se e solo se, romanzo un po', il danno non può essere quantificato nel suo ammontare, virgola, il giudice è legittimato a liquidarlo con equità. Non c'è scritto il giudice fa quello che gli piace, se sei biondo ti dà 60.000, se sei moro ti dà 30.000, no! Se no con la CF sto ragionando con voi, mi permetto di fare una riflessione, però alcune volte in ipotesi è più facile liquidarlo in via equitativa, ma non si potrebbe teoricamente farlo se hai altri strumenti per liquidare il danno. Perché, come sapete, l'equità è la cosa più iniqua che ci sia, perché significa decidere in assenza di parametri sulla base dei quali devi decidere, no? Lo sapete il caso di quella signora americana che è andata da McDonald's, era un po' vecchietta, era 88enne, anche quella gli tremava un po' la mano, ha ordinato un caffè da McDonald's, lo fanno a 90 gradi negli Stati Uniti il caffè, no? Cosa è successo? Si è scottata un pochino sulla mano, gli è andato 3 milioni di dollari di risarcimento, io ho detto, se ci fosse possibile in Italia mi faccio scottare, perché 3 milioni di qui, mi faccio scottare pure la mano sinistra, 6 milioni campo di rendita, non mica devo faticare andare a lavorare, in Italia non si può, perché diciamo il danno va risarcito secondo parametri, quando non ci sono qualcuno si inventa le tabelle,
per esempio nel danno alla persona, che è il danno tipico, quello non patrimoniale, in cui oggettivamente non esistono, è un danno alla persona, quanto vale la persona, forse vogliamo tutti lo stesso, non è il reddito della persona, alla persona, che è una cosa diversa, e quindi è la mia persona, vale lo stesso di Silvio Berlusconi oppure di un senza tetto, però appunto non hai i parametri, allora detto se ti tagli un dito 3%, 1%, ho fatto delle tabelline. Altra tematica, numero 3, carissimi, fatemi delle domande anche su casi pratici se l'avete, se ci riesco provo a rispondere. Tema numero 3, se non mi fate domande io continuo imperterrito fino alle 17.30. Titoli in libri. Allora, siccome siamo collegati via radio, se vuoi farla a tutti, ad incerta persona, un'offerta al pubblico, vediamo chi risponde, aiutatemi, che poi mi fa una brutta figura, prego. Allora, siccome le decisioni dell'ACF non sono vincolanti, ma incidono solo sulla reputazione, secondo la sua esperienza anche di membro dell'ABF, se non ho errato, le banche si adeguano? Allora, per quanto riguarda, allora, rispondo volentieri, grazie mille per la domanda. Grazie mille. Allora, l'ABF è l'arbitro bancario finanziario. L'ACF è l'arbitro per le controversie finanziarie. Abbreviati sono ABF, cioè dal 2008, quindi materia bancaria, mentre l'ACF è servizi di investimento ACF, cioè dal 2017. Decidono secondo diritto, non quindi secondo equità, secondo diritto, posto che lo sappiano, supponiamo che un po' lo sappiano, un collegio di 5 persone più o meno esperte, poi si può sbagliare, tutti sbagliamo, e la banca è sempre convinta necessaria, quindi la banca non può ricorrere all'ABF o all'ACF, solo la controparte, può farlo sia il consumatore che il professionista, quindi può farlo anche una società, e prende una decisione, le trovate tutti sul sito, cioè condanna a esibire dei documenti, a restituire degli indebiti, a quant'altro. Nel caso di specie ha condannato la banca a liquidare in via equitativa 60.000 euro a questa signora. E poi gli va sul conto della stessa banca, mi viene in mente, no? Per cui gli proporranno qualche altro strumento finanziario, no? Per cui insomma sono tutti contenti perché appunto fa piacere insomma. E la domanda del gentile collega è, e se la BF o la CF dà ragione al ricorrente? La banca, allora, per la BF ci sono statistiche, però la materia bancaria. La materia bancaria è mutui, apertura di credito, finanziamenti, leasing. Di questo stiamo parlando. La banca ti dà un euro mutuo, tu lo restituisci pagando gli interessi. Qui oggi stiamo parlando di servizi di investimento. Stiamo parlando di io do i soldi alla banca. Quindi il flusso di denaro in senso inverso. ABF il tasso di adeguamento è praticamente è il 99%. Cioè, nella quasi totalità dei casi la banca adempie. Per quanto riguarda la CF non si sa ancora, perché le prime decisioni sono di giugno, sono recentissime, di nuova istituzione. Parlavo l'altro giorno a un convegno a Milano in cui c'era anche una persona della Consob e gliel'ho chiesto, senti scusa, ma quando condannate pagano gli intermediari o no? E non lo sapeva ancora lui. Qual è la verità vera? È che il limite davanti alla BF è di 100.000 euro, davanti alla CF è di 500.000 euro, davanti alla BF molto spesso si tratta di questioni bagatellari, ma hanno rubato il bancomat, hanno prelevato 500 euro, la banca viene condannata a restituire 500 euro. E non è la stessa cosa pagare 500 euro o pagare, come nel caso di specie, 60.000 euro, è un'idea mia, però vediamo se rispetto alle decisioni della CF in Consob ci sarà, diciamo, lo stesso tasso di adempimento. Se così fosse, secondo me ci sarebbe in parte veramente, si uscirebbe dalla giustizia civile, perché in queste due materie sono, diciamo, piuttosto efficaci e quindi sostanzialmente come sta avvenendo anche in altri settori. Non so se più o meno ho risposto alla domanda, penso più o meno di sì. La risposta alla domanda 1 è sì, nel 99% dei casi, la risposta alla domanda 2 è non lo sa nessuno, compreso la CF, perché non c'è stato ancora il tempo di adempiere. Ah, formalmente non è titolo esecutivo, il verbale di fallita di raggiunta mediazione è titolo esecutivo, le decisioni della BF e della CF non sono titoli esecutivi, ma almeno quelle della BF vengono adempiuti
in modo, diciamo, come detto, quasi nel 99% dei casi. Due parole sui titoli liquidi. Allora, i titoli liquidi sono tutti gli strumenti finanziari quali, una volta comprati, si fa fatica a ritrasformarli in denaro. L'investimento più liquido, se volete, sono gli immobili, dipende dove è l'immobile, ma oggi, negli ultimi anni, è così. Vale anche per gli strumenti finanziari. I titoli più liquidi sono i titoli di Stato. In genere sono strumento finanziario quotato e liquido perché esiste appunto un mercato dove vengono trattati. Il caso eclatante in Italia degli ultimi anni sono i titoli delle banche, perché le banche, essendo delle società, si sono finanziati anche emettendo azioni o obbligazioni, che però si sono rivelati molti che non sono quotati nel caso delle banche popolari, e quindi non puoi comprarli su dei mercati, ma c'è un borsino interno alla banca. Caso delle due banche venete sono quelle più importanti. Cosa è successo? È successo che qualcuno ha comprato gli strumenti finanziari di queste banche e le azioni di queste banche hanno perso realmente di valore fino, nel caso delle due banche venete, come sapete, a giugno sono entrate in liquidazione coatta, quindi è conclamata che non valgono 0 euro. Uno ha perso tutto il proprio investimento. Allora, è evidente che se uno perde tutti i propri risparmi non può essere contento, però se non sei contento nella vita non ci puoi far niente. Anch'io volevo essere bello come Brad Pitt, ma mi devo accontentare. La questione giuridica è se io ho o non ho un rimedio, e nei confronti di chi ce l'ho. L'avvocato Davila diceva: attenzione, beh, se un soggetto fallisce, o accennava il fatto che è un problema del soggetto che fallisce, cioè se lo Stato argentino a un certo punto non rimborsa più le obbligazioni, è un problema dello Stato argentino che, al posto di pagare gli investitori, preferisce pagare i poliziotti, l'esercito, la sanità in Argentina, e se ne frega dei creditori. Però allora me la prendo con lo Stato argentino. Però è un pizzichino difficile fare causa. Uno Stato argentino, c'è qualche problemuccio di giurisdizione, insomma. Quindi allora una se la prende con il soggetto intermediario che ti ha venduto, nell'esempio fatto, le obbligazioni argentine. Qui però c'è un inghippo, perché se io ho comprato, che so, le azioni di Banca Popolare di Vicenza tramite tramite Unicredit, faccio fare causa a Unicredit che mi dice mi hai rifilato carta straccia. Ma se le azioni di Banca Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, me le ha vendute la stessa Veneto Banca, non è più un ménage à trois, ma siamo in due, cioè io e la banca che è sia emittente che intermediario. Allora io la posso citare in giudizio sia in qualità di emittente che in qualità di intermediario, però fare causa agli emittenti come, diciamo, società è molto complesso, perché tu sei socio della società, si fa causa agli amministratori, non alla società. Sei padrone, ho aperto un ristorante, ho messo dentro 300.000, siamo due soci, 50% ciascuno, nessuno viene a mangiare le nostre pizze, fallisco, perdo 300.000 euro. Ho messo i miei soldi dentro una società, sono azionista. Se l'azionista perde la propria partecipazione, può diventare ricco, come è successo a Steve Jobs, oppure può diventare povero, come è successo agli azionisti, per esempio, delle banche popolari. Quindi non è che puoi prendertela con la società, semmai te la prendi con gli amministratori della società, che hanno, sulla base del rapporto di mandato, la funzione di amministrare la società. Allora con chi me la prendo? Con l'intermediario. Oh, ma dov'è l'intermediario? Io sono emittente. No, attenzione, c'è l'articolo 25 bis del testo unico della finanza che dice che agli strumenti finanziari emessi da banche si applicano gli articoli del TUF, quindi la banca è sia emittente delle azioni che intermediario, e quindi posso citarla in giudizio sulla base delle norme che stiamo studiando oggi. Allora, un esempio è avvenuto davanti al Tribunale di Verona, ci sono pochissimi precedenti, adesso il problema è appunto poi di fatto superato a causa della liquidazione coatta amministrativa, però si può, in netta, si deve fare domanda di ammissione al passivo, quindi bisogna chiedere al giudice di essere creditore nei confronti della banca, ma il giudice ti rimbalzerà, o il commissario, perché ma come creditore? Scusa, creditore è uno che ha fornito dei beni alla banca e non gli ha pagato una fattura di 10.000 euro, ma sei creditore, se tu sei socio, devi sostenere, sei socio della banca, ma
proprio in quanto è stata violata qualche norma, hai un credito o restitutorio nei confronti della banca o risarcitorio nei confronti della banca da violazione di norme di comportamento, e quindi chiedi di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta in qualità di creditore, perché l'azionista non è un creditore, l'azionista è un investitore, l'azionista è un padrone, come si diceva una volta, a cui però l'attività imprenditoriale è andata male. Allora, Tribunale di Verona, 25 marzo 2017, c'è la casalinga di Voghera, no, in questo caso di Verona, la quale ha, non mi ricordo, tipo 40.000 euro sul conto corrente, si reca presso le filiali della banca e le suggeriscono di comprare le azioni, e tutto un pubblico di Banca Popolare di Vicenza. Questa signora compra le azioni, le compra nel 2009-2010, la quotazione era alta, intorno ai 60-62 euro per azione, compra un certo numero di azioni. Cosa succede? Che a un certo punto vede che di anno in anno, a partire dall'anno 2014, ha avuto due o tre svalutazioni. Questa azione è scesa prima, non mi ricordo, ma era tipo 48, poi a 6 euro, poi è arrivata a 0,10, poi addirittura si arrabbia, vuol far causa nei confronti della banca, agisce in giudizio nei confronti della banca, va davanti al foro di Verona, perché dice: sono un consumatore, il consumatore è un foro esclusivo, che ne dica il contratto che è competente il foro di Vladivostok, oppure tipicamente il foro dove ha sede la società, io posso andare nel mio foro sotto casa, così non consumo il suolo. Dico io, lo dice il codice del consumo. C'è una lunga discussione sulla competenza, ve la risparmio. Cosa dice? Dice: banca, tu hai violato le norme di comportamento, perché quando ho comprato quelle azioni non mi hai dato le informazioni sulle azioni e sull'emittente, e quindi mi hai indotto a comprare strumenti finanziari che io altrimenti non avrei comprato. Le parole che sto usando evocano la nozione di annullamento del contratto, no? Di vizio del consenso. Che cos'è vizio del consenso? Per dolo o per errore, tu mi dai informazioni e mi fai credere, se mi dici che, diciamo, ti do il barolo e invece al posto del barolo ti do il tavernello, non sono col tavernello, mi dite quello che volete, o mi dite anche l'acqua, sto naturalmente, c'è un vizio del consenso, probabilmente in questo caso dolo, o comunque un'induzione in errore, posso ottenere l'annullamento del contratto. Ma in questo caso dico solo, ci sono delle norme che dicono che mi devi informare, hai violato quella norma, voglio il risarcimento del danno. In questo caso è fondata soprattutto l'azione in giudizio sul fatto che non fossero state fornite informazioni sul carattere illiquido dei titoli, perché questa signora, come molte altre persone, a un certo punto, soprattutto quando hanno visto che iniziava a perdere un po' di valore, hanno chiesto alla banca: beh, vendimi le azioni, così rientro un po' dal mio investimento. La banca ha risposto: mi dispiace, non trovo nessuno che le vuole comprare, perché attenzione, la banca non ha un obbligo di riacquistare le azioni, un obbligo del genere in qualche caso c'è stato, di la verità, se l'è assunto, qualcuno di voi fa diritto societario, c'è qualche volta nel diritto societario sotto forma di opzione, appunto put, io ho l'opzione di rivendertela, di rispedirtela indietro, quindi tu ti riprendi gli strumenti finanziari e mi ridai i miei soldini. Ma normalmente non c'è, perché la banca, l'interesse della banca è quello di ottenere i tuoi soldi e di darti, diciamo, degli strumenti finanziari. Allora, come va a finire? Va il giudice, sono pochissimi precedenti, un altro è stato tenuto proprio dallo studio da Villesini, poi vi illustro brevemente, va a vedersi il questionario MIFID. Il questionario MIFID di questa casalinga, diciamo, di Verona, era anche questo un pochino strano, un pochino confuso, e allora il giudice dice: ma ci sarà la categoria quali strumenti finanziari conosci? Azioni liquide? Non c'è. Allora c'è la categoria azioni, questa signora dice: sì, conosco le azioni, ma poi c'è anche la categoria contratti derivati. Questa signora dice: non conosco i contratti derivati. Allora il giudice dice: nel caso di azioni liquide, cioè che è difficile rivendere, praticamente come se non fossero azioni, perché le azioni tendenzialmente hanno il carattere della facile rivendibilità. Semplifico il ragionamento, cioè se avete il 50% di una società immobiliare e nessuno vuole i vostri immobili, non lo vendete manco morti. Ma invece dice: lei ha messo noi i derivati sono altamente liquidi, perché sono ritagliati su un singolo, diciamo, debitore, quindi è la categoria nell'elenco degli strumenti finanziari del questionario MIFID, secondo il giudice di Verona, la categoria che più assomiglia a quella delle azioni liquide sono i derivati.
Questa signora ha messo, detto fra noi del tutto casualmente, probabilmente gliel'hanno prestampato, ha messo no ai derivati over the counter, quindi quelli non quotati, e quindi dice lei ha dichiarato che non conosceva gli strumenti particolarmente liquidi come sono i contratti derivati. Dunque, tu banca non potevi comprargli gli strumenti finanziari delle azioni liquide perché lei non aveva la competenza ed esperienza per comprare questa categoria di strumenti finanziari. Come si difende la banca? La banca dice, signor giudice, guardi che però noi gli abbiamo fatto firmare una dichiarazione in cui lei dichiarava che non si applicavano le regole di adeguatezza e di appropriatezza perché si è trattata di una mera ricezione, di una mera esecuzione di ordini. Vi ricordate? I regolamenti CONSOB dicono se si tratta di un servizio basilare in cui la banca si limita a fare da passacarte, non occorre rispettare queste regole di adeguatezza e appropriatezza che implicano un'informativa specifica. Qua però il giudice dice di no, perché si tratta di un prodotto complesso. Cioè l'articolo 44 del regolamento CONSOB dice che il titolo è illiquido, è per definizione complesso e quindi è obbligatorio effettuare quantomeno una valutazione di appropriatezza, cosa che la banca non ha fatto. La banca però si difende, signor giudice, forse sarà anche vero che abbiamo verificato l'appropriatezza, ma guardi che questa è comunque appropriato rispetto a questa signora, perché questa signora aveva già in passato compravenduto strumenti finanziari. La risposta è sì, ma in realtà risulta per tabulas che questa signora prima aveva comprato solo dei fondi, i fondi ripartiscono il rischio, che erano fondi relativi a obbligazioni governative, le quali ci si augura che non falliscano, insomma, vabbè, poi uno c'è pure l'Argentina, la Grecia, insomma, non è, però insomma erano assolutamente lì, sicuramente liquidissime, perché sono le più liquide e è uno Stato sovrano, è un po' più solido normalmente che una banca, perché se falliscono gli Stati sovrani, no, quelli che erano la 3A, Norvegia, sono due o tre Stati che erano, se falliscono quelli poi falliscono tutti. O lo dicevano anche di Lehman Brothers, che era AAA, ce l'aveva anche il giorno dopo il fallimento, sono passati un po' di mesi prima che gli hanno tolto la AAA sul sito dei patti chiari, però sono evenienze insomma che possono capitare a tutti. Allora, l'altra sentenza che vi segnalo, che vi mi ha avuto in ordinanza, ma oggi non faremo diritto processuale, un provvedimento del giudice, è Tribunale di Prato, 9 maggio 2017. Allora, l'ho letta io, ho fatto la battuta, voi l'avete ottenuta, però la sentenza, poi per quando uno ottiene la sentenza guarda la parte finale, o se ha vinto è tutto contento, poi non sta a leggere, faccio la battuta scherzosa, non credo niente. Invece me la studio per motivi miei di apprendimento. Cosa succede? In quel di Prato c'è un signore che ha un'impresa che ha comprato 40.000 azioni di banca, non ce l'ho come quello di licenziamento pubblico, 40.000 azioni di questa banca per circa 2 milioni e mezzo di euro. Non due risparmi così, cioè sono tanti soldi, no? Che uno deve dire, oh, oggi sono tutte indebitate le imprese, sono in difficoltà finanziaria, questa impresa non ci aveva niente di meglio da fare che comprare le azioni di una banca, no? Abbastanza no, poi strano, no? Secondo lead quote presunque macidit, no? Perché insomma poi perché ha Prato, perché anche pure la licenza, no? Perché aveva acquisito una banca di Prato che si chiama Cari Prato, che penso poi tecnicamente sia stata incorporata per fusione, quindi è una successione a titolo universale, quindi ora esiste in naturo solo Banca Popolare di Vicenza, però ha fatto un bel investimento. Allora, cosa succede? Perché l'ha fatto? Allora, o dobbiamo pensare che l'imprenditore ha così tanti soldi, sa cosa fare, bastava che lo diceva lei, gli davo l'Iban, gli versava me, lo invitavo anche a cena, cioè non sono gentile. Come mai un signore oggi, con la crisi economico-finanziaria che c'è, ha comprato 2 milioni e mezzo di euro di una banca, titoli totalmente illiquidi? Non lo sappiamo, perché tiene i motivi, o ti fava Pablito Rossi dalle Rosse Vicenza, poi la prima fidanzatina, quelli si chiamano motivi, quello che tu c'è dentro la tua testa, no? Però è un pochino strano. In realtà l'ha fatto perché le hanno detto, c'erano due documenti scritti in cui gli ha detto, caro mio, se tu compri le mie azioni, mi dai 2 milioni e mezzo, io tra 12 mesi, 24, non mi ricordo i dettagli, poco importa, te ne ricorro lo stesso prezzo, quindi è un portage, mi riprendo la mia azione, ti do i tuoi soldini, e in più ti do il 3%, 3,40%. Che poi dice, ma che azione è? Questa è mica un'azione, è un'obbligazione, no? Perché l'obbligazione è, ti do dei soldi, mi dai dietro il capitale,
più degli interessi, ma questo di sollevare, questo non è un'azione, è un'obbligazione, questo però non è un'obbligazione. Allora è stato sollecitato di ti do un certo rendimento, sul, oh, il primo caso che si è visto, no, che compro un'azione gli danno un rendimento, non si è mai visto, no? E uno poi può porsi una domanda, no? Sto ragionando ad alta voce, no? Allora c'era forse in ipotesi un forte incentivo della banca, no? Perché oh, io le compro, ma se fanno così. Se fanno così le compro. Che cosa è successo? Che poi le azioni hanno perso di valore, questo signore forse abbia richiesto ricomprarmi, gli hanno detto non c'ho i soldini per ricomprartele, e allora questo signore si arrabbia e fa un'azione in giudizio davanti al Tribunale di Prato competente per materia, non so neanche perché è competente, o se fosse, boh, perché è foro dell'attore, non lo so, foro dove essere più dell'obbligazione, devo chiedere a te che c'è foro? Foro dell'attore e forse articolo 20 CPC, non lo so, perché normalmente tu convieni dove c'è il convenuto, insomma, quindi sarebbe Vicenza, non lo so, forse. Poco importa, non è un problema di competenza, come detto oggi ci risparmiamo il diritto processuale civile. E che cosa succede? Succede che viene condannata la banca a risarcire il danno sulla base dei seguenti due argomentazioni principali. Uno, non mi hai dato informazioni sulla illiquidità del titolo, cioè non mi hai detto che una volta comprato avrei fatto fatica a rivenderlo, e due, linearissimo, non mi hai dato informazioni sulle tue condizioni economico-patrimoniali. Perché scusa, se le azioni me le hai vendute a 62 euro e dopo 12 mesi valgono 6 euro o 10 centesimi, mi spieghi come sia possibile che un bene perda di 625 volte il suo valore in 18 mesi? Perché di questo si tratta, cioè per capirci. Come se voi compraste un immobile per 625 mila euro e 18 mesi dopo vale 1000 euro, cioè 10 centesimi, e non riuscite a trovare uno che le compra nemmeno per 1000 euro. È abbastanza strano, no? Cioè, o era sopravvalutato all'inizio, o è arrivato un meteorite, come sono estinti i dinosauri, non so cosa è successo, cioè qualcosa del genere, no? Perché è abbastanza strano. Come si difende la banca? Ma io ti ho avvertito sul rischio di liquidità perché in qualche documento c'è scritto il rischio di liquidità, come nei libri dell'università, per rischio di liquidità si intende che potresti far fatica a venderlo? No, amico. Rischi di liquidità di dire per quale ragione esattamente quello strumento finanziario che tu oggi in questa data mi vendi potrebbe avere domani delle difficoltà a rivenderlo. La comunicazione consol devi dire, devi indicare il valore di presumibile, dovresti indicare, lo compro oggi, se lo vendo il giorno dopo quanto vale? Beh, ma scusa, se mi dici che il giorno dopo vale 20 euro, uno di voi lo compra, si dice, oh, come se... Mediatore immobiliare deve dire, compri una casa per 100.000 euro, è presumibile che sulla base dei valori di mercato se le vendi domani mattina... la vendo 30.000, allora io ne desumo che il valore era 30.000, il massimo ti sgancio 30.000, amico mio. Il corretto adempimento degli obblighi informativi avrebbe significato l'invendibilità di questi titoli. Allora, e poi dici c'è una contraddizione, perché in alcuni documenti la banca aveva assunto un obbligo specifico di riacquistare i titoli, ma se tu hai un ricompratore degli strumenti è per definizione liquido, beh basta uno che me li ricompri, nota della redazione, virgola, basta che sia solido, perché se quello poi non ha i soldi per ricomprarli fallisce. Secondo, quindi, non è stata data l'informazione sul carattere liquido dei titoli, oppure è stata data in modo generico, oppure è stata data in misura contraddittoria rispetto a altre informazioni, o addirittura vi era un obbligo più specifico di ricomprare i titoli, quindi tu avevi asserito che era liquido. Seconda informazione, seconda contestazione, e non mi hai dato informazioni sulle tue caratteristiche di solidità. Le informazioni riguardano anche l'emittente, gli strumenti finanziari. E qua cosa dice la banca? Ma scusa, non hai visto la scheda prodotto, che è uno dei vari documenti che devono essere dati, in cui c'è l'indicazione che una, due o tre agenzie di rating hanno detto che gli strumenti finanziari emessi da me, Banca Popolare di Vicenza, hanno la quotazione tipo BBB, cioè sono piuttosto rischiosi? Se tu l'avessi letto avresti saputo che insomma un po' di rischio c'è, del resto nella vita che cosa c'è di sicuro? Nulla è sicuro, tranne che si muore, no? Poi il resto è sicuro, hanno già scritto così il romanzo un po', magari, quindi che vuoi da me, ti ho avvertito. E il giudice è tranciante, ti dice, amico, scusami, tu non stai vendendo gli strumenti di un altro, cioè non è Banca Intesa Unicredit che vende gli strumenti di Cirio
o dello Stato argentino che non sa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie di Ciro. Qui sono le tue condizioni finanziarie, non puoi non saperle. Perché? Perché appunto tu sei sia mittente che intermediario. Quindi è risibile che tu dici, ma mi ha valutato un altro. Come se ingaggiassi uno e in ipotesi lo pagassi per dire che so bello. Oh, se te pago, oh, te do 1.000 euro, mi dice che so bello. Contento io, contento lui, contento tutti. Di questo stiamo parlando. Quindi avrebbe dovuto dire, in sostanza, io non sono fallita, ma sono fallenda. Esagero un po' con la tesi, devo capire il senso di quello che dire. Cioè fornire un'informazione più diretta sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e quindi, nota mia, tendenzialmente sconsigliare l'investimento. Questo sarebbe stato sconsigliare l'investimento. Se io ho un immobile che vale di mercato, ho un garage in periferia che vale di mercato 3.000 euro e trovo uno sceicco che me lo paga 3 milioni di euro, io posso benissimo farlo perché non ho nessun rimedio, perché siamo compratore e venditore, e non ho, sono tenuto a delle garanzie, no? Vale per le partecipazioni sociali, lo dice la Cassazione, tranne che tu abbia assunto una specifica obbligazione. Ma attenzione, stiamo parlando di una materia diversa. L'articolo 21 obbliga l'intermediario a fornire le informazioni, un obbligo giuridico che, se viene violato, determina l'obbligo di risarcire il danno. Domande su altri casi di attualità? Volentieri, non fatemele dopo, e poi volentieri, se avete qualche caso, qualche dubbio, qualche esempio, se no io continuo fino alle 5.30. Prego. Intervenite pure, sento che parlate, fatele a me le domande, non, così ne discutiamo insieme, se avete qualche caso. Nessuna domanda? Nessuna? Abbiamo ancora 5 minuti scarsi. Allora, sì, vi dico ancora qualche altra informazione. Se volete qualcosa sulla prescrizione, allora magari, che è un argomento più di interesse generale, io ho comprato strumenti finanziari, voglio fare un'azione nei confronti della banca, ho individuato la banca e faccio un'azione nei confronti della banca, la banca si costituisce in giudizio e al numero 1 eccepisce l'intervenuta prescrizione. Allora, la domanda è: quali sono i termini di prescrizione in questa materia? E la risposta a questa domanda è ampia, perché i termini di prescrizione dipendono dalle domande che io aziono. Cioè, un conto si chiedo la nullità, un conto si chiedo il risarcimento del danno, un conto si chiede la risoluzione del contratto o l'annullamento. Generalmente io chiedo tutti, se ce ne sono i presupposti, se il contratto è firmato da entrambe le parti, non c'è nessun motivo di nullità. Ma se chiedo la nullità, è già stato ricordato che l'articolo 1422 prevede che l'azione di nullità è imprescrittibile, cioè posso farla valere dopo 20 anni, 30 anni, 50 anni, 80 anni, ma è una norma folle, ha una sua sensatezza, perché io posso avere una bella sentenza che dice il contratto è nullo, ad esempio perché non è stato soddisfatto il requisito di forma, ad esempio perché è stato concluso fuori sede senza la facoltà di recesso. Ma non ci faccio nulla con questo contratto, perché a me interessa avere la restituzione dei denari che ho conferito per gli investimenti, altrimenti è un mera dichiarazione astratta. Allora, mi interessa l'effetto restitutorio che è conseguente alla nullità. L'articolo 1122 già evocato dice che la nullità è imprescrittibile, salvo le azioni di ripetizione che si prescrivono. Allora, quant'è il termine di durata per ottenere gli effetti restitutori? Il termine è certamente di 10 anni, 2946 del Codice Civile in materia contrattuale, il termine di prescrizione generale di 10 anni. Quando io però ho un problema di termine di prescrizione, come per il risarcimento del danno è di 10 anni, devo sempre chiedermi, come seconda domanda, non solo quanto lungo è il termine, ma anche da quando inizia a decorrere il termine, il dies a quo. Allora, ho già trattato, ma approfondisco un attimino. Il termine decorre dal momento del mio pagamento, cioè quando, dal momento in cui sono spariti i miei soldi dal conto corrente per trasformarsi in strumenti finanziari, o posso sostenere in qualche modo la tesi che decorre da un momento successivo? Allora, in alcuni casi, se volete, ne ho qua sotto mano uno, Tribunale di Lucca, 13 agosto 2014, solo uno spunto. Un signore compra obbligazioni argentine nel 2000-2001,
fa causa tardivamente, sono passati oltre 10 anni dal 2001, fra nel 2012-2013, il termine di 10 anni è passato, la banca eccepisce l'intervenuta prescrizione per superamento del termine di 10 anni, si discutono davanti al giudice da quando inizia a decorrere questo termine e il giudice dice: attenzione, il termine non decorre dal pagamento, il termine di restituzione del denaro, ma decorre sostanzialmente dal momento in cui tu hai la certezza del danno, lo esprimo con le mie parole, perché? Perché in realtà l'Argentina ha dichiarato default nel 2001, li ha comprati nel 2000. Un anno dopo l'Argentina fallisce, lui ha questi titoli nel suo dossier titoli, ma li tiene lì. Nel 2005 cosa fa l'Argentina? Ha fatto un'offerta pubblica e ha detto: signori, voi avete in mano i miei vecchi titoli, sono stato un po' cattivello, ho cessato di pagarvi, però adesso ci siamo un po' ripresi, voi mi date i vostri vecchi titoli, io ve ne do degli altri e gli altri vi pago un po' di meno, al posto di pagarvi in 5 anni ci impiego 10, 12, 15 a pagarvi, facciamo uno swap, uno scambio, quindi dei nuovi titoli al posto dei vecchi titoli, i vecchi titoli vanno fuori mercato. E a questo punto, dice il Tribunale di Lucca, il momento in cui il danno è conclamato, cioè nel senso che i titoli vecchi non verranno rimborsati, è il 2005, è quello il momento da cui inizia a decorrere il termine per far valere il tuo diritto, perché l'articolo 2935 dice il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui tu puoi far valere il diritto, quel giorno è quello in cui appunto tu prendi conoscenza del fatto che è subentrato, diciamo, un danno. Del resto mi viene in mente, faccio dei collegamenti, ad esempio in tema di appalti, la giurisprudenza in tema di appalti dicono che i rimedi molto spesso decorrono dal momento appunto in cui scopri il vizio o hai con ragionevole certezza, scopri, hai certezza, ad esempio mediante una consulenza tecnica, che il vizio c'è, perché in quel momento che può iniziare a esercitare il tuo diritto, e se non lo fai decorre il tempo, in quel caso si verifica, diciamo, la prescrizione. Allora, prima di fermarvi vi lascio per riferimento, se volete, la mia mail, se qualcuno vuole segnarsela, che io mi chiamo Valerio San Giovanni, a valerio.sangiovanni@libero.it, così per riferimento futuro. Ecco, io più o meno mi fermerei qua, ma volentieri, se avete domande, osservazioni, grazie, molto volentieri. Grazie a voi. Ringrazio Marco da Villa, ringrazio a tutti voi, e se non avete domande vi contatto e vi auguro buona serata. No, sono a fini statistici rispetto alla sentenza del Tribunale di Prato, la Banca Popolare di Vicenza ovviamente non ci ha pagato. Grazie a tutti, buona serata, grazie mille. Seguito sulle piattaforme radio e web TV, riprendo la parola dal tavolo di regia, sono Andrea Pontecorvo e torneremo, restate sintonizzati, saluto per primi i colleghi che all'ascolto via radio, restate sintonizzati su YouSlow Web Radio. Il sito di riferimento è www.webradioyouslow.it, molte sono i programmi che saranno diffusi nelle prossime ore, già da questa sera, anche domani, AIGA Treviso e ovviamente Sveglia di Avvocatura la mattina alle 7:15. Un caro saluto quindi da Andrea Pontecorvo e a prestissimo, cari colleghe e cari colleghi, un abbraccio.